Nu vă pe registru cu stată. Tu sei scemino, lo sai. Tu c'è? Cosa? È già dentro? O devo andare, mi metto la giacca e vado a casa? Ce l'hai un sottofondo? È già pronto il sottofondo. Se guardi, c'è lo schermo grosso, c'è il Brasile, sotto c'è Ulisse, che è la base. No, metti prima Ulisse, lo fai girare. Quando sei dentro, sentiamo che sei dentro, vai con la sigla. Ah, ok, bene. È meglio, preferisco. Ok, come vuoi tu, sei te il padrone di casa. Tu sei romantica. Allora mi preparo un altro, questo, che poi tra l'altro l'altra volta c'era Jimmy che voleva sapere il titolo. Vabbè, poi se meglio dire di cosa? Del tango, quello che è come sottofondo. È vero, te lo stavo dicendo adesso. Il tango, quello. Bravo, bravo, bravo. Io ci pensavo proprio male che stesse di cancro, che non sono nessuno. Il sogno che avevo nel 1984 di entrare alla fine adesso poi non era mai altro, sentirei quanto io bravo, ma almeno tu lo fatto per lui, lo faceva la sera di Abel, facevo tutte le mattine di nostra discesa, insomma anche lui, però facevo anche tante cose, non mi sono tutto fatto soddisfazione con mia madre prima di zero, poi siamo sempre una piccolissima parte dell'ingranaggio, però metto direttamente schiaccio il next. No, però noi dovremmo vedere il okay. Quando entra. No, aspetta. No. Perché se finisce la canzone c'è la musica già sottofondo. Sì, però sarebbe bene vederlo quando finisce la canzone. Infatti. È MB Live. Grande rispetto per questo mestiere, fatto. Bruno! È una cosa che mi sono colpito su questi anni che non mi ha. 30 secondi! Sei così. Ma sai, noi vogliamo partire. Ciao Gioia, come mai c'è un ritardo di 6 minuti? Perché c'è la pubblicità alle 22, poi non ce n'è più. Ho un po' di pagadale. Vedi che scarpetta Gioia. Hai visto? Porca miseria, potrei uccidere anche Marco Bartolini. 5, 5.
Marco, vediamo quando entriamo però. Vai. Diteci quando tiriamo su. Ora. Siamo in onda, fermi. Siete pronti? Faccio partire la sigla. Ok, vado. E rieccoci qua ragazzi, si riparte per un'altra avventura con gli effetti stellari della Raya, che vengo di là a togliere perché io vi conosco voi due, maledetti mascherini. Buonasera a tutti da Bruno Santoro. Buonasera, buonasera alla Jake De Nasso, beh, una nuova e entusiasmante puntata di Di Pietro, ormai lo sapete qui su Globo 90 Network, alle 22 circa, insomma tutti i martedì insieme fino a mezzanotte e mezza, ci protraiamo per parecchio tempo insieme, ma non siamo da soli perché Franco Nativo e Claudio Gambaro sono con noi. Ciao ragazzi. Buonasera. Ma buonasera, buonasera. Io sono scomodo in questa posizione. Sì. Io ho una gamba già addormentata perché la situazione è abbastanza ballerina. E però... soprattutto siamo troppo vicini con Claudio. Sì. Io avevo chiesto, essendo lo special guest, di avere una collocazione consona. Bruno Santoro rispondere, grazie. Guarda, ora ci organizziamo, Franco. Tra le altre cose non lo vedo, patisco un po', No, tu non mi vedi, ma alcuni potrebbero anche vederci. Sì, quello sì, quello sì, dobbiamo sicuramente. Dobbiamo cambiare l'arredamento qua dentro, quindi per far sì che tu veda anche Franco Nativo, adesso smontiamo tutto e ci spostiamo. Non lo facciamo mai, tra l'altro, di cambiare l'arredamento. Salutiamo anche il dottor Marco Bartolini in regia. C'è. Allora, dobbiamo salutare Luca Cevasco, che forse ci raggiungerà, ma stasera, come si dice nel gergo, nel gergo becero, ci ha tirato un po' il pacco, dai. Sì, in giro della Genova by night, per cercare di portare a casa uno scoop. È vero. E magari noi... Lo fa sì, lui. Nei posti più assurdi, fra l'altro. Ma uno scoop o uno scoop? Sì. Ah, dici che è questione di quella roba lì. Basta una sigla, okay. Una consonante. E poi vabbè, anche Maurizio Buonanno, che invece lui stasera non è venuto perché poverino non stava tanto bene, quindi gli mandiamo un bacio. Cos'ha, il morbillo? No. Sì, no. Le malattie dei bambini, sai che... Mauri, dove sei? Va bene, ringraziamo anche gli amici di 90 Network, no? 90 Network, però dovete anche spiegarmi cosa succede durante questo programma, perché è la mia prima apparizione in mezzo a questi balordi. Compagni di... È vero, tanto c'è Franco, ma cosa? Franco sta facendo un trasloco. Cambiare l'arredamento. A traslocare. Sta preso in parola, spostato solo una cosa che non ci sta. Dei cavetti. Allora, come fare per contattarci? 348-057-0333, questo è il numero per inviare sms, whatsapp o anche telefonate, che abbiamo deciso non dureranno più di 1 minuto e 20. Tu alludi, va bene. Sì, ce lo godiamo di brutto. Allora, poi ecco, potete mandarci anche dei WhatsApp, sono felice di avere questo naso tappato, ma no, non me ne vogliate, è così, frutti di stagione. Allora, per rispondere a Claudio, questo è un gruppo di amici, no? Questo... Un incontro, sì, è un incontro. Sì, no? giusto. Sembra di essere al bar, ecco, davanti a un, non lo so, un caffè, un buon caffè, quello che desideri bere tu. Con un mazzo di carte, perché ogni tanto tu devi sapere che Franco Nativo lì al tuo fianco e tira fuori dei test che nemmeno nei bar di Caracas. Infatti, dei peggiori bar di Caracas. Sì. Tra l'altro noi oggi pomeriggio, io e Bruno Santoro, abbiamo scommesso su quanti quiz abbiamo tirato fuori l'uomo domanda Franco Nativo. Sì, the answer man. Va bene. Sì. Io avevo fatto una richiesta. Ecco. Ma
perché non dare ecco, la possibilità ecco. ai nostri amici? È il primo quinto di Franco Nativo! Non dare la possibilità ai nostri amici non solo di ascoltare le nostre meravigliose, straordinarie voci, ma vederci anche dal vivo in tridimensione, quanto siamo belli. Molti si chiederanno, ma perché farlo poi? Sì. Visto che la radio è sempre stata insomma, quella magia, no? Che ti faceva poi immaginare le cose invisibile. Però vabbè, oggi potete anche vederci. La tecnologia ha fatto passi da gigante, allora basta chiedere a Bruno Santoroben e Bruno la settimana dopo ti esaudisce qualsiasi tipo di cose. La signorina. Perché tanto da capire. Comunque, io questa sera non ho un quiz, ho un argomento che poi tireremo fuori. Il mio è questo qua. Insomma, ho letto in questi giorni su internet una cosa abbastanza particolare, non so se l'avete letta. Allora, fondamentalmente tu ti puoi fare un selfie con la persona che ti è mancata da poco. Non so se l'avete letto, dunque un'app che tra le cose è stata generata da una mente malata coreana, mi sembra di aver capito. Insomma, tu gli dai una foto della persona che è mancata, figlio, madre, genitore, quant'altro, lui la ridimensiona, la fa diventare in 3D, praticamente crea un pupazzo che ha la stessa identica faccia della persona del tuo defunto e tu puoi fare un selfie insieme a lui per così anche un po' andare a sdrammatizzare, magari anche, sai quando hai quei sensi di agonia forte, di dolorosità all'interno del tuo fisico perché ti è mancata la persona, bene, fai questa foto e dicono che dovrebbe aiutarti a razionalizzare il tutto. Non so. Allora, scusate. Sembrava un documentario, perché è vero? Scusate, ha buttato il gelo nello studio. Franco! No, non l'abbiamo, nessuno prova a dire, ma perché ma, tu c'è il capofunto che... Nativo! Vabbè, aspetta. È una cosa allucinante, lo so. Sì, è una roba terribile. Sono rimasto a quando Manuela Villa cantò con suo padre defunto da anni. Sì. Quel filmato in bianco e nero. Sì, un amore così. Nero, esatto. Lo fece anche Natalie Cole. Sì, ma lei cioè, lo fece prima Natalie Cole e poi la Villa. Esatto. Che a qualità, ecco, Villa, Natalie Cole. Vabbè. Allora, poi, comunque, per vederci, taglio l'argomento. Sì. Per vederci, pagina YouTube, canale YouTube, RGB Produzioni, siamo lì. Sì. Speriamo di non scivolare. No, bravi. Allora, stiamo insieme fino a mezzanotte e mezza, oggi è una bella giornata, quindi noi andremo a fare gli auguri alle donne. Sì. Hai lanciato il quiz. Senti, l'argomento è quello. Fai anche tu il selfie col tuo defunto. L'argomento inevitabilmente era questo. Allora, ancora senso festeggiare l'8 marzo come inteso, ad esempio con gli spogliarelli maschili nelle discoteche, con questa pletora di fanciulle che insomma per quelle poche ore insomma non ti dico che si lasciano fare di tutto, ma insomma cadono in questo dimenticatoio mentale, esatto. o invece bisognerebbe davvero dare un colpo di coda, cosa ne pensi ad esempio tu? Ma soprattutto ha senso farlo in perizoma o in culotto? Ha senso farlo, perché Bruno Santoro lo sa perché ha studiato. No, perché questa forma di carnevale, perché ma tutto nasce Cara Giorgia da cosa? Lo sai meglio di me. Sì, lo so perché tu sei stato il ballerino di questa festa nei giorni scorsi. Ma non è una festa, tutto è un movimento tragico che nasce da Claudio. Eccola. Parliamo delle donne dell'infabbrica, questa fabbrica che prese fuoco. Che molti hanno detto che poi in realtà non è. Non andò proprio così e non nasce proprio da Lille. Però poi si sa, no, che col passare del tempo le dicerie, le voci si modificano, cambiano, esatto. Certo. Comunque vabbè, ha senso festeggiare l'8 marzo o insomma le donne meglio che se ne stiano a casa, invece si divertono tutto l'anno tranne l'8 marzo perché non ha senso? Che fatecelo sapere, 348-057-0333. Ed ora sentiamo un po' di musica perché stasera ne sentiremo tanta, ma partiamo proprio alla grande. Vai Marco. Globo 90 Network. Globo 90 Network. Globo 90 Network. L'originale. Pipi. Io non vedo. No, volevo registrare bene. Non vedo. Sì, è vero.
Siamo io posso andare più in là, però ho un vetro. No, ma tu stai bene, mi sono solo spostato 150 metri di nuovo. Un pezzo dello studio di Web. Se volete, sì, sì, è vero, c'è ancora un arretrato. Se volete alternarvi un po', giriamo ancora. Adesso poi vado in gabinetto perché devo fare 11 litri di pipì. E cosa che volevo dire? Ecco, quindi. Ma diciamo, sì, tu puoi dire. Sugli 11 litri di pipì non è male. No, vabbè. Sono cose che si fanno, è naturale, no? Che vuoi sentire, ma senza essere mai borgato. Marco, ti volevo chiedere una cosa. Riesci a morire senza tossire? Sì. Hai ragione, Franco. Ma cos'hai? Guarda, ho gola secca perché respiro tutto con la bocca. Ma dovresti prendere, non sto scherzando, dovresti prendere lo zenzero anche tu. Ma sai che mi hanno dato questo zenzero? Ve lo faccio provare. Lo spaccia Claudio, lo dice sì. Ma mi hanno dato questo zenzero? Sì, ma ti faccio sentire quello che mi hanno dato. Ma le cose costano? No, quello fatto con un mandarino speziato, ma è pazzesco. Perché l'altro non ce l'ho. Se è speziato mandarino, a me gli agrumi piacciono. Ma te lo porto a far vedere. Dai, però. Te lo porto a far vedere, non assaggiare. Sì. Sì, guarda, far vedere la custodia. Anche Claudio fa il ballerino. Ai. Ma non sto scherzando, ma lo sai cosa costa? Me lo prende la mia compagna, Peppina. Senti che roba, quanto. Vai. Ma un tocco solo perché sono. Ma dai, guarda che il zenzero fa bene a tutti. Ok, sì. Io uno. Perché sono. Ma guarda che venite. Proviamo. Quando mi piace. Ragazzi, ma è fantastico. Ma guarda che è buono, buono. Vedi, mi stai scherzando. È zenzero e mandarino. Mi guardare un pochino? Lo vuoi tu, Marco? Sì, grazie, Ciccio. No, non è. Una volta mi era capitato che lo assaggiavo, ma non era così. No, ma perché questo è zenzero e mandarino, ma è fantastico. Prego, figurati. Lo credo, era fortissimo, non riesci nemmeno a mangiarlo. E questo fa benissimo alla gola. Entrate subito o metto un jingle? Entriamo subito. Sì, ok, allora, perfetto. C'è la base, jingle, a steward, here is cut. Grazie Franco. Bruno, ce l'ho qua, tocca a tiri. È buono però? È buonissimo. Speriamo? No, perché c'è il mandarino, l'altro non ce la faceva mangiarlo proprio. Era fortissimo, fortissimo. Anche un po' piccante, vero? Ma è piccantissimo, però fa bene. Lo zenzero in ogni caso fa bene, ma su tutti. Io mi gratto il tubero proprio dentro l'orata, dentro il zenzero. Sì. Ma il tubero quello fresco, È piccante. Sono ratti del tubo dentro, è piccante, là quello, è piccante. 30 secondi ragazzi, preparati davanti ai microfoni. Cosa c'è Ciccio? L'occhio sembra di terminare. Ti devo spintare due? Sì, ho la schiena che guarda, gli devo stare tutto il tempo. Ah, devo fare lo sfumino, vabbè, lo faccio al contrario, vai. Yeah. Quando sento queste musiche, ragazzi, Franco non sta fermo un attimo, devo dire la verità. Io li vedo ballare lì dentro, sì, Claudio e Franco stasera sono molto ballerini, secondo me dovremmo ingaggiarli. È lui, sì, è Robert Smile. Smile. Li ingaggiamo per la festa della donna, dai. No, ma sì, la festa della donna, devono mandare i messaggi al 348-057-0333 e dirci davvero, a voi che ci ascoltate dalla Basilicata, uno dei luoghi più belli in assoluto, avete un mare splendido, avete le donne più belle d'Italia. E Bruno, lo sapevi che in Basilicata ci sono davvero tra le donne più belle d'Italia? Dai, che lo dici di tutte le regioni. Ma non è vero, ma Giorgia, ma sei cattiva dentro. Veramente guarda di un dispettoso. Vabbè.
Un po' l'Italia, ragazzi, cioè veramente ci sono le donne più belle in Italia. Italia, a parte gli scherzi. In a parte Italia gli ci scherzi. Sono le donne più belle d'Italia. Scusa un attimo, io capisco che siete in regime, sì, ovviamente. Anch'io No, io sento di un male la ma cuffia. Io sento radio, cioè, ma, non... no, ma io sento radio Castrilliviri. Tu come senti? Io sento Capodistria, erano anni che non sentivo Capodistria. No, ma che scherzi, ho il padiglione sinistro che sento di tutto. Sì, oggi la cuffia non ci conforta tanto. Senti, liberiamoci di queste cuffie. Ma non è che sono atterrati gli UFO? Ma veramente? Secondo me sì. Ma al Lago Negro? Può essere. C'è un'interferenza, in realtà è Luca Cevasco che sta provando a collegarsi. No, Giorgia, sono le altre radio che sanno che noi andiamo alla grande, che siamo straascoltati, stanno provando a piratarci. Sì, è vero, si diceva questa cosa una volta. Ragazzi, le cose, so che sono arrivati tanti già messaggi per, su YouTube che ci stanno seguendo e dicono il ragazzo con i capelli e gli occhiali bianchi è bellissimo. E qual è? Cioè, tu ragazzi, hai fatto un tutti, mix che di... tutti che esatto, si guardano esatto. intorno. Ho vent'anni sta canzone. Sono... Sì, sì. Sì, caspita. Allora, anch'io, caro Bruno, io ho lanciato nello stagno la mia cosa. Voi invece avete un argomento, qualcosa che vi ha solleticato questa settimana? No, beh, io direi proseguiamo con questo argomento. No, il mio argomento era cosa dirà. Cosa dirà Franco Nativo stasera? Sì, ma io l'ho detto. Vabbè, ho capito, però no, non è che dobbiamo... c'è anche il dottore Gamba. Dobbiamo un attimino cercare di sviscerare questo argomento. Insomma, perché anche... abbiamo provato con Si può amare. Marco, però, il nostro regista, gli abbiamo già detto: muori, devi morire, ci mancherebbe altro, con tutto, ma con tutto rispetto. Però. Poi basta aprire la finestra e andare indietro con la schiena. Per chi vede chi vede la diretta, però non vede il regista in questo momento. Assolutamente, perché lui non vuole. Ci si può sposare senza amarsi? Ma allora scusate un attimo, fermate Franco Nativo. Ma dai, ma era una battuta. Fermate il colpevole, come diceva. No, dai, facciamo rispondere almeno alla prima domanda. Non possiamo, ogni intervento non possiamo fare una domanda. Intanto io vorrei salutare Remo che ci sta seguendo dalla diretta YouTube. Quindi un ciao, bacio. Remo! Remo, ti amiamo. Grande, no, salutalo da lì. Ciao Remo! Eccolo là. Remo, sei fidanzato o no? La tua fidanzata la lasceremo andare domani sera a fare una serata solo tra donne? Remo, credi nella festa della donna? Dai. Remo, dici cosa pensi, ma fallo adesso. Telefonicamente 348-057-0333, dillo a noi. Dillo, trattaci male, parla poi... male di Bruno Santoro, fai qualcosa, ma interagisci, certo. Perché noi abbiamo bisogno di avere un'interazione. Remo, faresti il ballerino per la festa della donna? Questa è una domandona. Sì, però brava, vedi, dovresti avere il fisico. Io farei un applauso se non avessi le mani impegnate con lo zenzero che mi ha offerto Franco Nativo. Parleremo anche, dello zenzero. Io in questa cabina feci un programma sullo zenzero l'anno scorso. Quindi... interessante da paura. Sì, da morire, mi ricordo. C'era gente proprio sotto. Per non ricordare quella sulla frittata, perché mi ricordo anche quella. Sì. Pigiami sporchi di marmellata, se ricordo. Intanto salutiamo anche Maria, che ciao Maria! Anche lei ci sta ascoltando. Ma da dove ci ascolta Maria? Ci sta ascoltando, è arrivato un messaggio, vi sto ascoltando con dei cuori. Maria, tu domani sera andrai a fare... insomma un po' la pazza insieme alle tue amiche o no? Questo ci interessa. E soprattutto che tipologia di abbigliamento tipologia di amiche hai? Perché se c'è qualche amica interessante, ricordati del sottoscritto, perché poi è veramente la compagnia porta a essere più inibita o disinibita, E poi allora... ricordiamo quella piccola fascia di femmine che escono soltanto la sera dell'8 marzo. La fascia di femmine, la fascia. Se è credibile, hai usato un termine che secondo me la fascia di fascia femmine di è bellissima. Sì, ma sai la fascia di rispetto che abbiamo, abbiamo qua. Allora Remo ci risponde, gli abbiamo chiesto il ballerino, già fatto mentre cantavo. No. Ma allora vuol dire che anche al fisico lui. Al fisico. Sicuramente. E abbiamo anche la risposta di Maria che le avete chiesto, insomma, sta seguendo. Dice che le piace anche la curcuma.
Ah, è buonissima, ah, è vero. Beh, sì. Curcuma. La curcuma la puoi mettere ovunque, è vero, fa bene, bene, bene. Mia madre diceva va curcuma. No, quella è un'altra cosa, Bruno, è un'altra cosa. È vero, la curcuma. Curcuma. Tu che fai tanto il buonissima. Figo, Bruno, sai che cos'è la curcuma? Dai, adesso ti devo... Si no, può no, no, no. Lo posso dire? Sì, sì, vai, si dai. Ti vai posso giù. Sputtanare? Sì. Oh, vabbè, vai giù pesante. No, dai, la curcuma cos'è? C'hai 32 secondi per dirlo. Io penso che sia una pianta di quelle che disinfetta. No, sì. Magari una radice, una di quelle cose interessanti e viene utilizzata in modo specifico. Dai, aiutatemi, dai, aiutate. Dai, su YouTube. Giorgia, ma che su YouTube? Giorgia, aiutalo per favore. Ma a me sembra più tipo il nome di un insetto, la curcuma. No. Ma no, dai, la no, curcuma, scherzo, dai. No, è proprio una sorta di, hai detto bene, di radice. Dico che poi viene utilizzata anche sui piatti, È una sosa di spezia. Ma comunque, scusa, Franco, se lo sai, dillo tu, cosa vuoi? No, perché fare le domande, la per la domanda la, la curcuma ad esempio nei ristoranti indiani viene usata tantissimo, è vero, è vero, fatti un po' le curcume tu, fatti un po' di curcuma, tra le altre cose la usava anche Bob Sinclair sui piatti prima delle serate, famoso curcuma mix, anche Bob solo quando ha fatto interviene gelosia. Maria aspetta Maria interviene Maria che dice è una radice. Brava. Anche per le tisane dice sì, si usa molto. E per quanto riguarda invece la festa della donna dice che non le interessa, che sta con la sua famiglia. Grande Maria, grande Maria. La famiglia di Maria tutta, esatto. Tutti insieme a ballare. Sì. Maria, no, togliti. Sta con la sua famiglia a bersi una tisana con la curcuma grattugiata dentro. Grandissima. Okay. Però Maria, io so che tu, insomma, stai morendo dalla voglia di vederci anche in video. Ma perché? Ma non è vero. Oh, stasera. E allora, collegati su YouTube e guardaci, perché la bellezza a volte è una cosa che va al di là di tutto. RGB Produzioni. Ecco. E per Remo la curcuma è una spezia che coltivano a Spezia. Grande Remo, eccolo numero lì, uno, mai tolto Remo la battuta. Ragazzi, cioè, siamo a livello dobbiamo cevasto, mettere i però non ci ha detto Remo se è fidanzato, non ce l'ha ancora detto. Sì. Remo, facci sapere se domani sera lavori, perché ecco, se lavori infatti, probabilmente, se no, se sei, facci sognare. Mandaci un fax, perché io domani sera effettuerò questo spogliarello importante. Sì. Ecco, allora io lancerei un quiz. No, l'hashtag. Lanciamo l'hashtag. Hashtag Franco. Nativo si spoglia. @chiocciola.com. Va bene, una canzone del passato. Tu non sai cosa sta per arrivare, nemmeno tu, anziani signori. Ma io vi garantisco che Marco ha scelto 10 lode. Gio, tu sai qualcosa di questa roba? Al Stewart, Year of the Cat. No. Vai. Tito. Globo 90 Network, new hit. E non ho visto il jingle. È partito. C'era un jingle. New hit. 1974. Stasera per commentare il jingle. Bello. Mi piace. Dai, Remo. No, Giorgia, togli la musica. L'ho tolta. Sei fidanzato, non lo sono più, l'ho persa ad una festa della donna di qualche anno fa. Che bello, che bello. È accesa. Sì, accesa. Ma anche il microfono. Certo, quando c'è la musica. Invece quando... No, è accesa anche il microfono. Sì, l'ho appena spento. Invece quando siamo in radio sentono... La radio è bella. Ai, con questo. Oh, yeah, the cat, ragazzi. Che bello. Mi stanno fuori qua? No, sai che ti si vede bene Bruno comunque, non sto scherzando. No, si vede bene Claudio, scusami. Sì. Al video, si vede bene. Sì, perché c'è la luce. Sembra dentro un monitor. Claudio? Sì, Claudio. Sì, è vero, è carinissima la ripresa così. No, si vede bene. C'erano un po' le scatole, ti dico la verità. Vuoi venire al mio posto? No, figurati. No, ma guarda che tu ti si vede, tu meglio perché sei sotto la lampadina. Vabbè, ma secondo te perché mi sono messo sulla sinistra? Ma ce ne sono due lampadine. Ho capito, ma la mia l'ho spostata un po' di più sulla... Tre spettatori, amici. Vabbè, ragazzi. Dimmi scusa, Claudio. No, che abbiamo fatto anche delle cose in quattro qua dentro. Madonna. Sì. Ma quelle cose? No, quelle altre. Ah. Claudio, tu che sei un internauta, schiaccia dei tasti e di che ci siamo. Posta. Posta? Girl, the cat.
Salutiamo gli amici di YouTube. Ciao, ciao ragazzi! Ciao tre spettatori! Ciao tre spettatori, ciao! Ciao ragazzi, volete un po' di microbi? Venite da me! Cioè, che a me mancavano i tuoi microbi. No, l'allergia non porta microbi, scusa. Ah beh, anche quello è vero, vabbè. Non è raffreddore, a meno che tu non ci stia mentendo. No. C'è il catarroso. C'è il catarroso, sì. No. Signore e signori, Claudio Gambaro. Claudio Gambaro, un ragazzo, una problematica. Oh, me lo metti, poi Mortal Woman. Mortal Woman ce l'hai? Sì, allora, proprio ci guardo. Mettiamo una canzone nuova, per favore. Year of the Cat, l'anno del gatto. Questi che ci mandano cose di Genova. Maria di Genova, Remo di Savona. Savona. Perché sono, ogni tanto li chiamano anche in trasmissione? No, no. Come fai a sapere che Maria, Maria sì, ce l'ho. Maria ha chiamato l'altra volta. E Remo come fai a sapere? E Remo ha detto che... Ah, ok. Un po' di musica italiana, dai. Il cielo non mi basta. Ludovica Cammello, Comella, com'è? Comello. Comello. Cammello! Ragazzi, io stivo. Quando la mettevo al Mediterraneo mi veniva. Beati voi che state incamerando tanti di quei soldi, ragazzi. Ragazzi, ricordo che questa canzone dura 6 minuti e mezzo. Sì, ma ci parliamo sopra adesso. Ci parliamo sopra con lo sfumino, dai, come ai vecchi tempi. Vai Magic Frank. Là, ci sei? Yes. E vabbè, qui facciamo pure un assolo che dura più della canzone stessa. Wow. Questa è musica sexy, Sì, sì, quando è col sax. Sì, è sexy music. Qui ritorno indietro veramente. Ti dispiace? Ti dispiace se mi cambi la sì, ma ragazzi, anch'io, sì, anch'io, voglio il fruscio del vinile con questa pezzo. Sì, sì. Ha visto un vinile. Tanto salutiamo i nostri tre spettatori su YouTube che salutiamo davvero con grande... Scusate, abbiamo scoperto che cos'era la causa del fruscio, la pancia del nostro regista che sbatteva contro il cavetto. Ma no! Non c'è più! No. Alla pancia del regista. Allora, voi sapete che lui, sapete che lui è un famoso, Marco Bartolini, essere un famoso... O non essere. No, un uomo nostalgico. Sì, è vero. E allora quando noi parliamo lui deve mettere il fruscio del disco, perché dice... Farci entrare ancora di più. Bravo, bravo. Nell'atmosfera vinilica. Comunque ti dico una cosa, Franco, in amicizia... Sì. I polmoni di Bartolini stanno da Dio. Ma la pianti! Ma lo sai che ma la pianti il genovese? Un po' chi? Ma pianto! E pianti! Faccio uno scratch con l'hashtag. Sì. No, non ha detto col bronco. 40 anni. Ha 40 anni questa canzone. Sì, ma... Io vorrei assassinarmi. No, mi hai fatto tornare indietro veramente. Ma te li ricordi? I lenti al Mediterraneo. Allora, c'era, cari amici che ci ascoltate, c'era una discoteca qui vicino a Genova che si chiamava il Mediterraneo, molto molto bella. E come tutti l'avrete vissuto anche voi, vi ricordate quando negli anni tra gli anni 70 e gli 80 si andava durante i lenti perché venivano messi, te li ricordi, i lenti, ok? Come facciamo ancora adesso in qualche locale, e andavi finalmente a chiedere, dopo aver adocchiato la fanciulla, andavi a chiedere: ciao, vuoi ballare? Lei più delle volte ti poteva dire di sì, quando ti diceva no, a parte rimanerci veramente male. Però io che ero cattivo, allora quando mi diceva no, dicevo bene, allora mi tieni il maglione per favore, grazie. E allora lei si no, vai, schifo, cosa pensi di essere? Sei un cesso di uomo, e pazienza. Vabbè, lì tiravi però, fuori. E io tiravo fuori tutto il peggio di te me. Te le cercavi. Me le cercava. Un po' sì. Vabbè, invece, cara Giorgina, mi dicevi che il nostro Mauro ha risposto, no Mauro, Remo, perdonami, allora, prego. Allora sì, diceva, aspetta che recupero il messaggino.
Allora tu avevi chiesto, insomma, voi avevate chiesto se è fidanzato, eccetera. Lui dice: non lo sono più, l'ho persa ad una festa della donna di qualche anno fa. Chissà cosa ha fatto questa donna a questa festa, insomma, qualche anno fa per perderla. Ma poi nelle feste della donna, l'8 marzo è come Capodanno, cioè nel senso, non succede niente. Cara Giorgia, anche un po' come l'addio al nubilato, ma perché devono esistere anche, che di solito le amiche prendono un tipo che si spoglia. Sì, ma ti ricordo che esiste anche molto di più quello, l'addio al celibato. Sì, va bene, però è molto più sconcio di solito. Sì, però insomma, all'uomo il più delle volte qualcosa è permesso, insomma, ma non perché sia come? Quei 200 euro dello slip in piedi sul tavolaccio, quello. Come la donna che si ubriaca, Bruno. Ma potrebbe essere anche Pamela Anderson, io piuttosto vado con Claudio con Marco Bartolini, il nostro regista. Io l'ultimo vado a prenderci qualcosa da bere. Certo. No, io sono contraria a questo tipo di festeggiamenti. In realtà, preferisco divertirmi, cioè non mi divertirei in una situazione del genere, preferirei fare dell'altro. Insomma, sei d'accordo con Joy Cadenasso? 348 057 0333. Ma fatelo, ragazzi, perché sennò. Salutiamo, sono aumentati, sono quattro i nostri telespettatori. Su YouTube, li salutiamo. Esatto. Vi ricordo, io sono il più bello, quindi ricordatevi sempre, non potete sbagliare. Okay. Comunque c'è da dire anche una cosa, bisogna vedere se la donna in questione è fidanzata o non è fidanzata, perché le donne non fidanzate, magari possono anche andarsi a divertire pensando di cercare qualcuno. È vero, no, cara Giorgia. Le donne fidanzate invece, secondo me, dovrebbero divertirsi col proprio fidanzato alla festa della donna. Sagge parole, esatto. Io un altro quiz, caro Bruno. Ah, siamo al secondo quiz di No, non è, per, no, è, no, non è sì, un sì, quiz, sì, sì, sì. È una riflessione ad alta voce. Stava messaggiando con Remo. Siccome ha perso la donna, adesso sta cercando dall'altra parte. Hai qualche WhatsApp, Bruno, da leggere? No, stavo cercando appunto i quattro ascoltatori su YouTube. Allora, ho una riflessione ad alta voce ed è questa. Quando una ragazza è fidanzata e cammina col proprio ragazzo, magari ti guarda e tu non puoi fare niente, perché dice: se non è fidanzata, invece, il più delle volte, se la guardi te, non ti considera nemmeno. Anche questo è un altro mistero che vorrei sapere, perché? Ma che domanda è? Se ti do 100 euro puoi ritirare questa domanda. Ma come frequenta Marzullo ultimamente? Se te ne do 150 tu ti svegli e fai la trasmissione con noi. No, io è vero. Va bene, hai ragione. L'uomo del quiz. Stasera c'è un mal di testa devastante il nostro Brunino. Sì, un pochino, è vero. Ha preso un po' di curcuma. Anna, Maria, mandagli un po' di curcuma. Globo 90 Network è anche quiz con Franco Nativo. Ma perché siete così cattivi? Allora, la donna che non ti guarda quando è col tipo. Bravo. Io la trovo una cosa per evitare problemi. No, l'esatto contrario. Che ti guarda con... sì, perché sa che comunque è il tipo che la può. Ma come che ragazzi, comunque essere donna oggi è difficile. Bravo. Non come Loretta Goggi. E tu ne sai qualcosa, Claudio. Ciao, grazie a tutti. Quando ti guarda che col tipo è veramente succede spesso, ma se tu provi a guardarla da sola, stai tranquillo che, come si dice in Francia, non ti caga. Spesso al ristorante. Bravo. E poi si dice, no, che quando una persona ti fissa intensamente e soprattutto insistentemente, o gli devi dei soldi. No, nel senso che la persona che stai fissando a un certo punto se ne accorge, cioè come se lo sentisse, sì, no? Sì, si sentiva, si dice, osservato. Esatto, e quindi prima o poi si deve girare. Secondo voi è vera sta cosa? La guardi come dici, sei buona. Ora si gira, sei buona. No, comunque diciamo che il gioco di sguardi è... insomma, ha sempre fatto un po' intrippare sia l'uomo che la donna, per utilizzare un verbo. Intrippare è come fascia di rispetto. Allora, Gibran, il grande poeta dell'amore, diceva: credi a una donna ogni volta che ti guarda, non crederle mai ogni volta che parla. Ma questo è bellissimo. Quindi hai capito, la donna che ti dà lo sguardo. Posso fare un effetto per favore? È vero, stasera mi... L'ho rottamato l'effetto della settimana scorsa. Ma lui se l'è portato da casa. Sì. Con la curcuma dentro.
Allora, li lasciamo con sì. La donna che ti guarda, dammi qualche dai, indizio. No, ma a parte quello, no, continuiamo a dire invece è giusto festeggiare ancora la festa della donna o meno? Teniamo questo, dai, serio ed è importante. Scusate, non siamo ancora all'8 marzo, diciamo è giusto ancora festeggiare. Ma è domani! Ma manca poco. Sono il festeggiamento. No, ma noi andando a mezzanotte e mezza entriamo già nell'8 marzo. Ma era quello che dicevo all'inizio, così alla fine della trasmissione facciamo già gli auguri. Esatto. Però Capodanno, manca un quarto alle 11, voi già dite giusto festeggiare ancora, no, deve ancora iniziare. No, il soggetto della discussione è, ma è giusto festeggiare. Ma le battute non le capite. Le luminarie le mettiamo sull'8 dicembre, giusto? Sì, quindi sì, il festeggiamento bisogna iniziare. Salutiamo anzi, anche i nostri amici che ci seguono da Lago Negro e da YouTube. giusto. Siamo a 5 ascoltatori su YouTube, ragazzi. Noi già siamo 5. Quindi ne abbiamo uno a testa. Eppure sono sicuro che Maria è andata sicuramente a vederci, perché ha detto quello che sta parlando in questi istanti ha una voce meravigliosa, non può essere bruttissima. Per essere una diretta del tubo sta avendo molto successo. Maria ha scritto che si è collegata per guardarci. Ecco, e pensa che quella che sta parlando in questo momento sono Giorgia, sono io. RGB Produzioni, il nostro canale YouTube di Pito, il programma che state ascoltando. Per contattare la diretta scrivete al 348 057 0333. Ecco, mi raccomando, ora metti un jingle tipo flashback e poi parte, e mettimi l'ultima di Sanremo. Classic Kids. Va bene, Ciccio Bartolini in regia che ci manda una bella canzone, ma bella, ragazzi. Sì, andiamo direttamente al Sanremo 2017. Okay. E la dedichiamo una ragazza che arriva dalla televisione, in realtà è entrata così per onorificenze nella fascia dei big. Lei si chiama Lodovica Comello, per chi non sapesse, insomma, presenta un programma musicale dove lei guida la macchina, insomma si diverte cantando con i suoi ospiti, e quest'anno però si è presentata come cantante al Festival di Sanremo, giovanissima, bellissima, anche molto brava, quindi ce l'ascoltiamo qui su Globo 90 Network e la dedichiamo alla giovane Asia. Esatto, perché ha fatto anche Violetta questa signorina, sì, giusto, quindi tutti i bambini la conoscono. Sì, zero succe questa qua. Va bene, andiamo avanti, ci sentiamo subito dopo. È giusto o non è giusto mantenere l'entità, tutto quello che è il bagarre che si organizza? Bruno, scusa, ancora, prendi ancora, la pastiglia. Okay. Non avevo più parole. Rimanete con noi, ciao. Io pensavo fosse Marco che avesse scorreggiato. No, sì. È vero o no? Abbiamo fatto le prove oggi. Ci deve c'è un canale. No. Prima sono corso a togliere. Qui hai tolto. Via con una caramella alla menta. Sì, ora ti porto anche due nigeriani. Minchia, oh Bruno. Nati, cos'è che volevi come canzone te? No, ma io voglio che quando vuoi Mother Woman dei Bee Gees. Io vorrei Howard Jones. Ah, ma con cosa? Con aspetta, ti dico il titolo. No One Is To Blame. Sì, te lo passo. E Mauri. Com'è? No. Forse voleva Claudio. Non c'è Luca, c'è Claudio. Claudio. L'hai riconosciuto. Passiamo. Sì, ciao. Salute. Allora, sono in francese. Siamo qui. Sì, aspetta, che ho detto. Aspetta un attimo. Ma figurati se c'è. Maurizio, ma non ci credo. Com'è? Posso voleva? La febbre? No, non hai febbre, solo mal di testa. Ah. Vabbè, dai, c'è la Maura che... Ma salutare Marco? Marco, c'è qualcosa in onda? Sì, la canzone Il cielo. Sì. Cielo. Allora, te lo passo allora. Forse voleva sentire un attimo Marco. Vabbè, allora te lo passo. Ciao. Marco. Marco, è Maurizio, ti può salutare Mauri. Pronto Maurizio? Ben Giorgia, dopo questo scherzo qua ve ne intitolo l'amicizia da Facebook. Grandissimo Marco. Bene,
No, dopo questa basta, non posso tenerti come amicizia, non si può. Che sente? Anche qui. No, cioè, non sta trasmettendo Globo, cioè, non è mica colpa mia. Puoi guardare un attimo il mio live? Puoi guardare un attimo il mio live? Sì, mi fai vedere un attimo il mio live, Marco? Scusa, prestami un attimo. RGB. Scusa, perché sta finendo la canzone. Oh cazzo, no. Ma io l'ho vista adesso. Vedi, ma vado al bagno, levo le mani, alzo le cotte, una cassa lemme anche nel bagno. Ma bene. Ragazzi, davanti ai microfoni, su. Che sta finendo il pezzo. Basta, diceva lei, la Ludovica di Sanremo 2017, che abbiamo anche avuto il piacere di incontrare quest'anno io e il buon Luca Sebasco mentre facevamo delle robe allucinanti di quelle di Sanremo. E lei, la Ludovica, effettivamente ha militato nella fiction dedicata a Violetta, che tanto successo ha avuto durante gli anni scorsi. E a sorpresa ce la siamo vista così sul palco dell'Aristo e devo dire che ha fatto anche una discreta figura. Cosa ne pensate? Sì, sì, sì. A me è piaciuta molto, devo dire. Ricordo che tu eri particolarmente colpita dalla canzone, no? Che la prima serata fu davvero... Sì, non me l'aspettavo perché, a parte che non conoscevo bene questa ragazza, ecco, l'avevo vista... Sì. Come vedere Orietta Berti fa un pezzo meta, sì, esatto. Esatto, no, però è stata una piacevole sorpresa e diciamo che a mio parere non ha sfigurato, no, rispetto comunque ai big a cui siamo soliti, no, vedere sul palco di Sanremo, anche i big da tanto tempo, intendo, no, cioè ci stava benissimo, insomma, è stata a livello di tutti. Subito eliminati. Esatto. Meno male. Fuori tutti. Bene. No, mi balenava un quiz, una riflessione. Sentivo balenare, sentivo dei rumori. Le donne sono attirate solo dai soldi o si innamorano anche? Dai, si innamorano, ma no, che domanda è questa? L'amore vince su tutto. Sì, ma poi questo è un discorso che vale sia per gli uomini che per le donne, dipende dalla persona, non dal genere maschile o femminile. Neanche dal genere. No, da ma a volte... Lo so, io sono... Ti vedo perplesso, Bruno. No, sono perplito. È brutto stasera. Molto bello. Sì, molto perplito. Si innamorano. Sì. È che alle volte alcune situazioni contingenti, secondo me, le spingono a prendere delle scelte che la vita purtroppo non... Cioè, il principe azzurro... Fino a una certa età, dopodiché siamo pratici. Ma a parte quello, secondo me di default tutti ci innamoriamo. Sì. Il problema è che nella nostra vita abbiamo esperienze diverse e alcune esperienze non sono belle. Sono quelle le esperienze che magari non ci fanno più credere come prima all'amore e cambia tutto poi nella vita. Giusto. Però si innamorano tutti, dai. Però Bruno mi ha innescato un'altra domanda. Sì, no, nel senso che potrebbe essere, esiste il principe azzurro, due punti. E perché anche lì... Ci sono quelli che ancora a 60-70 anni lo stanno attendendo, lo stanno cercando, con il suo, certo, cavallo, con il suo bel vestito. Che poi una tipologia potrebbe essere il Claudio Gatti. Claudio Gatti. Claudio Gatti. Qualcosa ce l'ha di lo ricorda. Proviamo. Azzurro senz'altro. Proviamo. Esatto. Proviamo a mettergli il vestitino azzurro. Ma tutti hanno bisogno. Con la calzamaglia. Ma volete capire che tutti hanno bisogno del principe azzurro. Dobbiamo crederci ancora. Il principe c'è, cioè, come esiste la Befana, come esiste Babbo Natale, c'è anche il principe azzurro. Sì.
Sono d'accordo con il voi. Il collegamento non è male, no, il principe azzurro esiste come esiste la Befana. Ma è un senso di speranza, Bruno, non è tanto il principe azzurro, è quel senso ancora che la vita può, sì, migliorare, può migliorare, che puoi trovare veramente. Ma a 70 anni. Sì, ma certo, la vita inizia a 70 anni. Vabbè, allora siamo a posto noi, no? Noi siamo ancora dei bimbi, ma a 70 anni. Marco, hai sentito cosa ha detto Franco? Sì, più con la carta vetro, invece di morire con i tuoi polmoni, Marco, tienimi da conto, ricordati come diceva, come un grande DJ di una volta, bravo anche nel diceva, mettimi il pezzo dei Bee Gees, Mortal Woman. Ma lo sai che la stiamo cercando da un'ora, Mortal Woman, ma no. Allora, continuate a scrivere al 348-0570-333. Invece come possono vederci in tutto il nostro splendore, Giorgia? Basta andare su YouTube, entrare sul canale RGB Produzioni e lì, insomma, noi stiamo streamando dal vivo, quindi potete guardarci, potete sentirci. Sì, sì, sì. Della New Generation. Ma tra l'altro sono davvero tanti, no? I vocaboli che sono entrati nella nostra quotidianità. Me ne piace uno. Cioè, hashtag. Hashtag mi piace, no? Hashtag. Mi ci sono affezionato. Ai nostri tempi, Bruno, non per voler fare i vecchi, perché per l'amor di Dio. Riesci a sentire la mia voce meravigliosa anche sì, se sì, è stupenda, è stupenda. Sì, 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 no, dice ai nostri tempi, ma streamare hashtag, che cosa c'era, la mina c'era. Sì, la c'eravamo stasera. Non voglio ricordare questo aneddoto veloce veloce, cara Giorgia, anche ai nostri amici della Basilicata. Voi avevate la mina? Avevate la mina, perché da noi qui direte, ma se avevate dei problemi voi liberi. Ma sì, sicuramente. Quando cercavi fidanzata, tanto c'era la famosa dichiarazione, cose che ormai, vabbè, ma dicevi, ti vuoi minare con me? Ma perché dici che oggi non c'è più la dichiarazione? Ma non è, sì, ma adesso vai e dici, senti un attimo, facciamo quella cosa, la trichebalacca, il coso nella casa, ma la dai, cosa, ma selfie. Ma cosa ne sai? Un selfie un po' più lungo. Anzi, la cosa nasce attraverso i social, ecco, perché oramai c'è un altro impatto, ma non siamo attivi sui social. Ma voi, sì, ecco, voi in Basilicata, come dicevate? Come approcciavate? L'approccio com'era? Tanto sta morendo il nostro regista. Com'era? Qual era la parolina magica? Come morivano i registi in Basilicata? Esatto. Fatecelo sapere. Era semplicemente, vuoi uscire con me? Ti vuoi fidanzare con me? 03. Vuoi diventare la mia donna? Vuoi essere la mia fidanzata? So, come? Cosa? Qual era la parolina magica? La nostra era, ti vuoi minare? Esatto. Lo dico io, avevamo esatto dei problemi. No, più che altro siete antiquati. Per esempio nella mia generazione, vuoi uscire con me? Non so, vuoi essere la mia tipa? Vuoi essere il mio tipo, la mia tipa? Ecco, non c'è gusto a fare radio con una giovane. Cioè, io voglio Nicoletta Orsomando. Sì, noi abbiamo bisogno di gente vecchia qua, Bruno. Dobbiamo essere, dobbiamo essere noi quelli giovani. No, un'altra cosa che mi hai fatto così, o meglio, me l'ha fatto balenare sempre l'amico Claudio, l'amico... Cinque domande in un intervento. Mi piace più Gambaro che Claudio. No, a parte gli scherzi, ecco, no, Giorgia... Mi è arrivata dopo. Ma perché dovevi dire ti vuoi fidanzare con me? Non poteva essere un approccio, invece c'era questa. No, c'era la necessità di ufficializzare. E lei ti diceva no, ci penso e te lo dico domani. Era una cosa tragica, ma esisteva, ragazzi. E tornavi a casa con i tuoi 14 brufoli, esatto, tutti rossi. Sì. E il giorno dopo magari questa ti diceva sì, ma per una settimana solo. Ma scusa, no. Ma vi è mai successo invece il fatto naturale? Nel senso, non c'è stato bisogno di chiedersi nulla, di dirsi no, qualcosa, no, insomma, no, un bacio spontaneo. Ma non era proprio spontaneo. La prassi, Giorgia, non era la prassi. Ma non parlo di prassi, parlo veramente di spontaneità, di un qualcosa, quel momento che si crea magari dove ciascuno, insomma, capisce di essere attratto, no, dall'altro, e si baciano poi. Ma se non si ufficializza è un po' anonima. No, se non si ufficializza. Okay. Sì, adesso queste robe, no? Non ci vediamo dromba mito, no? Sì. No, comunque, ragazzi, se c'è una parola che mi dai un vado, mi manda. Invece tante volte gioca molto la timidezza. Io mi ricordo la mia migliore amica
delle superiori, primi anni delle superiori. E poi è diventata una pornostar. Esatto. Bravo. Che era timidissima, era innamorata di questo ragazzo della scuola, non riusciva, cioè, veramente neanche a guardarlo, una cosa incredibile. E alla fine è giunta all'aiuto dell'amica, no? Quindi si faceva, no? anche nella vostra generazione si faceva, no? Sì, faccela dire tu, dai. Dai, diglielo tu. No? E tu ti nascondevi e aspettavi la risposta. Cosa ti ha detto? Cosa ti ha detto? Gli ho sfiorato il seno. Ma già, ho chiesto solo di uscire. Ma io ero già uno scappante. Invece, gli approcci venivano sempre. Era un classico d'inverno, quindi dovevi passare attraverso un maglioncino di lana sotto la camicetta. La cloche, il barracuda, il scaldamuscoli. Troppa roba. Il peruviano, il famoso maglione enorme. Ma scusa, ma se tu partivi dagli scaldamuscoli dovevi avere un braccio lungo. Era Mr. Fantastic. Si lavorava l'inverno per poi avere l'estate con la donna. Comunque l'approccio, dai, non necessariamente in discoteca. Io non ho mai frequentato la discoteca, magari fuori dalla scuola o durante la ricreazione o in situazioni comunque diverse, non necessariamente discoteche. Allora, scusate, questa ve la devo raccontare. Vai. Ero una ragazzina, 15 anni, non lo so, frequentavo una compagnia campagnola, perché sono cresciuta in campagna, quindi la zona era quella. Vado a una festa, alle feste di solito si conoscono anche persone nuove. Ragazzi, mi sono presa di un ragazzo che non conoscevo. Siamo stati tutta la sera a fissarci, no, uno da un capo del tavolo, ognuno da un capo del tavolo, non ci siamo neanche rivolti la parola, ci siamo guardati tutta la sera e si è capito che ci piacevamo. Non ci siamo, l'ho visto solo quella sera, ragazzi, non l'ho mai più visto, ci siamo solo guardati. Era una diapositiva. Sì, esatto. Io ero timidissimo, io non ho avuto il coraggio di dirgli niente, lui neanche. Comunque, ragazzi, ora questo programma è veramente Amici di Maria, di Filippi. Ci manca la busta che si apre. Approfittiamone però del mezzo. Posso fare un effetto? Certo. Approfittiamo di questo mezzo. Un po' tipo quello che abbiamo nelle cuffie noi, praticamente. E tu, se ti sei riconosciuto in questa descrizione, scrivici, anzi, mandaci un vocale che ci piace di più. 348-057-0333, magari in Basilicata. Ma è vero. Hai detto bene, non solo WhatsApp, anche WhatsApp vocale. Così sentiamo la vostra voce e la mettiamo in diretta. Mi ricordo anche il nome, solo il nome però. Patrick, che è anche un nome particolare. No. Aborro questo nome, Giorgia, non vuoi. Ne conosco uno. Anch'io. Come fai a fidanzarti con uno che si chiama con la K del nome. Ma piuttosto Bruno. Infatti non mi ci sono fidanzata. No, ci siamo solo guardati per qualche ora. Non l'hai guardato, Mi faccio morire. Sì. Sono uscito per un mese solo perché poi mi ha mollato lei con Samantha con la H. Con la H è un po' come Debora. Che uno mi ha mollato lei. Però anche Patrick. Ha lei perché mi ha detto baci male. Aia. No, te lo giuro. Questo è un affronto. È un affronto che non ho però potuto poi rinverdire perché non mi ha dato la possibilità. Te elimina. Guarda che baci male a quell'età ti puoi distruggere per sempre. Sì. Puoi diventare omosessuale. Sì. Omosessuale mi piace. Se lo dice alle amiche è finita, tu devi cambiare scuola. Sì, ti sbatti. Devo cambiare. Ragazzi, quello non sa baciare. Basta, ecco, come si diceva dalle vostre parti, un bacio e diciamo totale, completo, diciamo con la linguaccia, da noi si diceva limonare. Da voi come... ragazzi, come si diceva? Scusate, Marco, mettimi una canzone dobbiamo fare l'intro su questa canzone. Da limonata. La limonata, vai pure. Allora, inizia così, no? Cioè, balletto anche un po'. Questa è quella dei Tavares, te la ricordi come si intitola? Come molti amore, ma... hai fatto anche l'intro. Lo faceva da chi chiuse. Scusa, Bru, io mi sono un attimo persa qui, che non mi ricordo qual è quello con la voce. Vuoi prendere qualcosa per me? Sì, non mi ricordo qual è quello con la voce e quello con la musica. Alzi un po'. Mi faceva tutta la lingua, ma che dato puoi prendere già l'intervento. Ora siamo...
Mortacci Woman! Volevo mettere quella dei Bee Gees, ma c'era quella dei Tavares. Sembra fatta apposta. Dai amore. 1977. Allora io e Giorgio andiamo a prendere qualcosa per il mal di testa. Fate un po' di programma, 2 minuti che ne do. Sì, però Bruno, se puoi anche lì un altro bicchiere d'acqua per il regista. Il bicchiere è lì, 2 bottiglie d'acqua, se ti muovi di un metro. Ah, non l'ho visto! Sì, non fai grazie, mi frate. Riuscite questa intanto. Cioè, non l'ho visto. Così facciamo la che... ti dovevo 100 euro per te quella fare la che avevi fatto. No? Sì, grazie, sì, grazie. C'hanno loro i microfoni, allora, qui lo sfumino però. Olè, amore. Lo devo fare io, no? Ovviamente, posso stare dentro con me? Vai. Vai. Non vedi che mi chiamo? Ah, yeah, yeah. Ah, quindi cosa facciamo qua? Ma con questa le quali sto io? Dolce, apri. Tutto bene. E Maria, Maria, rispondi a Maria, come non glielo? Non lo so. Il volume è 7-8, quello della base. Pronto? Ma dove vuoi? No, sono Franco. Bruno è andato un attimo di là e è andato a prendere un po' di cocaina. No, è andato un attimo di là e ha portato una cosa da Giorgio. Dimmi tutto Maria, avevi bisogno? Ne parliamo? Sì. Sa tutto le... ah, aspetta Mario, senti cosa Marie dice però, per la canzone. Marie. Ragazzi, faccio partire un jingle e un'altra canzone. No, aspetta, che dice che però non si sente la canzone. Qua sta andando tutto? Ah, no, su YouTube non ci sente. No, no, andiamo, dai. Andate? Ma come fai a sfumare? Boh, non lo so. Bruno! Ah, Giorgia, ma sfumo io 7-8 qua. Ci su, come facciamo? No, no, faccio il volume della base, lo faccio io. Con More Than Woman nella versione straordinaria dei Tavares, e quindi grazie al nostro Marco Bartolini che ha trovato questo pezzo. E insomma, Claudio, bei ricordi. Ma pensa te, questo anno che hai citato, il 77. Quanti 77? Che bello. Da una parte la dance. Quante limonate vi siete fatti? Giorgia! Ma no! Stava nascendo anche il punk, bravo, bravo. E Renato Zero, vivendo. Cioè, la musica davvero era un turbio. Si poteva scegliere davvero quello che si voleva, è vero? È stato un anno pazzesco davvero. E Giorgia, però stai diventando sempre più curiosa. Ma... quante limonate. No, assurda. Avete tirato fuori. Tu non hai mai limonato, Come no? No, no, sì, ma non lo dicevi, non usavate quel termine. No, invece... Sì. Allora, sì, si usava limonare. Senza oppure un altro. Oppure un altro termine, però non so se si può dire. Dillo, dai. Becciare. Becciare. No, sì, sì. Sì, sì, era... Aveva un altro significato più, sì, bravo, molto più corposo. Sì. Sai che sì, era... comunque, perdona se ti interrompo Giorgia, giù di Basilicato dove ci stanno ascoltando, insomma, hanno cambiato stazione. Hanno dei gran problemi perché becciare, limonare, la mia amina, problemi tutti forti. Eppure sono a gelo. Di solitudine. Comunque, scusa Claudio, quel post che mi hai letto lo devi assolutamente dire. Ma è bellissimo. C'è una nuova compagnia telefonica, di cui non possiamo fare il nome, la Vodafone, che ha tirato fuori questo slogan. Proprio ora. Si cita. Proprio ora. Diceva, l'offerta è vuoi 4 giga gratis di internet oppure una cena con Patrick? Ma io mi prendo 4 giga Patrick e Patrick, anzi, vado a mangiare con Marco anche, Bartolini, che no, scusa, anche perché se Patrick poi ti guarda tutta la sera, sono problemi, cioè, io non voglio rimanere con Patrick, te lo dico, ritorno dell'olio. Ah, a proposito, mi fate dire una cosa invece a livello di informazione. E no, qui non esce il giornalista, qui esce proprio il coglione, nel senso che comunque no, la devo dire, vale.
Dunque, in tutta Italia ci sono gli amanti di Guerre Stellari, è vero Claudio? Allora, proprio domani a Genova, io lo dico perché l'ho sentito. Apre questa fantastica e straordinaria collezione di pezzi unici. Durerà un po' però. Dura sino a luglio, questo per dirvi quanto sarà importante una mostra su Guerre Stellari. Esatto, che non c'è mai stata. Ma fatta da paura da un tipo, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidata, lui mi sembra sia un collezionista o piemontese o lombardo, che ha una collezione interminabile, tant'è che addirittura ha ricevuto e ha preso i complimenti anche proprio da aiutami il regista, mi sfugge adesso, il grande porca miseria, vabbè, il non mi viene in mente di Guerre Stellari, il primo è lì, lì chi? Lucas, perdonatemi, è stato un lapsus, che ha detto straordinario, hai tanta di quella roba che non ce l'abbiamo nemmeno noi. Quindi, tra l'altro ho letto anche che ci saranno alcuni dei personaggi famosissimi di questa saga in formato gigante, quindi sembrerà veramente di essere dentro. Ma tra l'altro Guerre Stellari ha tantissimi collezionisti e fan in tutto il mondo. Esistono, di tutte le età. Sì, è vero, di tutte le età, ed esistono, anche se non sbaglio, delle convention specializzate, credo in Emilia Romagna, dalle parti di Rimini, so che degli amici molto appassionati partono spesso e volentieri un paio di volte all'anno e sono proprio convention specializzate, fiere collezionismo. Ma addirittura invece in America c'è il firmacopie, insomma vanno lì e si fanno copie, perché ci sono i grandi, lì vanno proprio i personaggi che hanno fatto la saga. Perfetto, grazie, avevo solo chiesto di abbassare leggermente un po' di più la musica in cuffia, insomma. Quindi per tutti gli amanti, credetemi, da domani nella zona del Porto Antico di Genova, dove c'è anche l'acquario, non potete sbagliare, inizia domani e se non vado errato sino a luglio si potrà visitare. C'è un biglietto d'ingresso anche abbastanza accessibile, sono 320 euro, quindi non scherzo, veramente. Chi non ha al giorno d'oggi 320 euro? 320 euro per entrare, poi per uscire ne devi altri tanti. Brava Giorgia, altri 300, perché sennò c'è Dark Fener che ti così, va bene, ok. Invece un'altra cosa, magari ne parliamo dopo la canzone che ci ascoltiamo tra un pochettino. Domani, sempre a Genova, se non sbaglio, l'8 marzo, c'è un'altra cosa molto interessante. Diciamo stop alla violenza sulle donne, se non sbaglio. Vero. Tra l'altro, più tardi dovremmo avere proprio in collegamento telefonico l'organizzatrice, una delle organizzatrici di questo evento, facente parte di PASVI, che è un'associazione di infermieri che si cura proprio questo tipo di attività. Le abbiamo avute ospiti anche nel nostro programma televisivo e sì, insomma, fanno queste manifestazioni per sensibilizzare i giovani, ma non solo, anche gli adulti. Mi ha colpito il fatto di proprio che è quello che succederà domani, di mettere i giovani, i ragazzi delle scuole a parlare, no, della violenza delle donne eccetera agli adulti, per vedere insomma proprio qual è il loro pensiero e vedere di trovare uno scambio, no, tra adulti e bambini, ma non insegnando noi adulti, no, ai ragazzi e bambini, proprio riuscire a capire qual è il loro pensiero, cioè, è il processo inverso, esatto. Ed è bella questa cosa, anche perché poi la violenza di genere, al di là degli scherzi, sarebbe bello che nascessero proprio dai bimbi, quindi dai ragazzini, perché poi quei bambini diventeranno degli adulti, insomma, e poi il gioco lo conosciamo ormai fin troppo bene. A chi siamo arrivati alle 23:12, cara Giorgina, cosa andiamo a ascoltare? 23:12, sì, ci ascoltiamo una bella canzone. Vi ricordo che se volete potete contattarci, scriverci al 348 057 0333. Questo è Di Pito, Globo 90 Network, la radio che state ascoltando. E l'argomento qual è, Giorgia? La festa della donna. Vabbè, mancano tre quarti d'ora ormai. Quindi proseguiamo. È giusto ancora festeggiare l'8 marzo con Tricche, Ballacchi e Papillons. E festeggiate, fatecelo sapere. Festeggiate con noi. Non perdete la diretta sul tubo, mi raccomando. Sì, perché siamo arrivati a quasi 5 telespettatori. E mezzo. 5 è un gatto, credo, esatto, che ci sia. Sì, c'è un gatto che tra le altre cose ha pagato anche l'abbonamento. Su Globo 90 Network la musica continua, sta arrivando Jennifer Lopez. Baba. Wow.
bisogna cioè, bisogna proprio bisogna correggerli sti cazzo di fare qua, cioè aiaia, come sto? Sto come i pupazzetti. Aiaia. Aiaia. Mamma mia, ragazzi. Che morte triste. Aiaia. Guarda, 2 minuti e 20. Bruno, se ne vuoi stare mica un po' con lui dentro lì? No. Hai idea, perché lì poi ti viene quello più caldo. State avanzate, ma nel senso che lo sta provando, no, magari lo passi mi faceva anche a me. Ragazzi, io per me se volete andare giù tutti e due, non facciamo più di tempo, io almeno mi prendo con il problema. Fammi vedere solo lo spugnino com'era, faccio io, non è un problema. Dai, tanto lo faccio per c'è ma state male, ragazzi. Ti già male in testa. Dimmi già, dimmi tu. Vuoi stare qui tu? Sì, sì. Semmai dopo faccio quel passo. Sì, Se mai mi giro il computer e mi metto lì, faccio. No, ma lo spugnino ce l'ha anche Claudio. Oh, bravo. Cosa vuoi, ragazzi? Se volete. Io faccio scendere un po' la medicina, guarda un po'. Ma lì sto mamma. Ma insomma, ma... Puoi prendere il telefono, Bruno? Puoi prendere il telefono? Telefono di casa? Ragazzi, 20 secondi alla fine della canzone, eh? Ah, questa musica ci introduce in una dimensione pazzesca. Perché? Perché è quasi mezzanotte. Stiamo varcando quella soglia di cui insomma il nostro Franco questa sera ci ha introdotto, no? in questo lungo corridoio. Sai che mi sono preoccupato? Pensavo stessi dicendo delle cose serie, poi vabbè ti sei subito... No, beh, ma no, è troppo serio, non si può. No, invece sai cosa, per giusto parlare subito di qualcosa meno... Ma Giorgia, dov'è che non la sento? Sono qui. Giorgia, ma è vero sentivo che eravate così confidenziali, no. Non volevo interrompere questo vostro idillio. L'angolo della confidenza. Lasciatemi dire un'ulteriore cretinata. Ditelo a Jimmy. No. È vero che Jennifer Lopez ha assicurato il proprio lato B per $1 million? Sì, ora non so la cifra, ma so che lo ha fatto. Ma tanto tempo fa, credo che ormai sia già stato ricucito. Oltre quello, una volta ho letto addirittura che ha fatto tipo l'impronta, no, del suo sedere ed era stata messa all'asta l'impronta del suo sedere. Fantastico. Per delle cifre incredibili. Fantastico. Voglio solo sperare che quelle cifre poi siano andate per scopi...
benefici. Ma c'era anche chi collezionava la spazzatura di Lady Diana all'epoca. Sì, c'erano delle cose. Ma lì poi si entra in una morbosità, sì, e un feticismo, sì, feticismo davvero particolare. Vero. Io, per esempio, adesso cercherò a tutti i costi il colletto di Claudio di Gambaro, me lo faccio clonare, lo uso perché dirò: sono stato vicino a Claudio che aveva questo colletto, potresti, sta camicia. Franco, potresti mettere all'asta il calco della tua parrucca, per esempio, dei tuoi capelli. Sì, è peccato che su YouTube poi vedano. Tu stasera sei particolarmente cattiva, Giorgia, ma adesso... io saprò come farti del male psicologicamente. Dai, metterò anch'io all'asta qualcosa. Tanto tu non hai limonato quanto limonato Porca io. Porca miseria, quello hai ragione. E che cosa farà domani sera, perché domani sera non sei in diretta. Perché quindi... è lì che... Giorgia, stasera però tu avevi detto una cosa e le promesse vanno sempre mantenute, che ci avresti regalato 30 secondi di live in diretta. Sì, a fine puntata. Va bene. A fine puntata sì. Perché Giorgia, voi probabilmente non tutti lo sanno, meno tanti sì, ma alcuni non lo sanno, ha una voce spettacolare davvero. Ma canta veramente bene. Lei durante questo programma si diverte e si presta, no? Con noi poveri, bellissima comunque trasmissione, però lei è una cantante, diciamolo. Sì, tra l'altro quando canto mi viene la voce così, sono troppo brava. Lei canta a 45 giri, sì, direttamente. Anche a 78 quando glielo richiediamo, però insomma. E che canzone farai? Non ce lo dici? Dai, ma già, faccio l'intervista. Vabbè. Dopo, sì. Allora, siamo arrivati alle 23:22 minuti primi, siamo in diretta su Globo 90 Network. Ci potete anche seguire sul tubo, su YouTube. Basta andare RGB. Sulla pagina RGB Produzioni. Esatto. Sì, questo perché adesso va di moda, no? Cioè, la radio in TV va di moda, vedere il viso dello speaker. Io questa cosa non la condivido tantissimo, però vabbè. Perché non sei bello come me? Beh, Claudio, certo, scusami, ovvio. Perché se fossi ovvio, bello come me, già saresti contento. Hai ragione, Claudio. Però insomma, siamo in un termine ormai avanzato di vecchiaia. Quindi queste cose qui le possiamo fare. Sì, quindi, a livello tecnologico, la tecnologia fa passi da gigante. Quindi ci sembra giusto interagire. Abbiamo un numero di telefono che è il 348-0570-3333. Ci farebbe... Quanti tre hai messo? No, 333. Basta, 333. Ripetiamo. Allora, 348 057 0333. Se poi vi scappa di digitare 84 volte il 3, comunque sia, lo sai che squilla in ogni caso il telefono, esatto, quel numero. Cioè, tu puoi digitare all'infinito l'ultima cifra che ti risponde. Io voglio provare. Ma io da scemo l'ho fatto più volte. Io ora provo. Claudio, ma sei una specie di enciclopedia vivente. Durante la prossima canzone io provo. Vabbè. Senti, provate anche voi a fare e a inserire 87 volte il 3 finale. Se poi non vi risponde, noi diamo una testata in diretta subito a Claudio poi sanguinante ve lo portiamo davanti a YouTube. Schiacciate anche. Si chiamava Cancelletto, ma ti ricordi? Cancelletto. Si chiama Cancelletto. Caro Cancelletto, ti scrivo. Ora si chiama hashtag. Poi io mi ricordo sempre Cancelletto 31 Cancelletto, che è quello per fare la chiamata anonima. La chiamata anonima. Ora dovresti dire hashtag 31. Dalla rete fissa. Troppo lungo. Giusto, sì. Posso fare un effetto? Però di solito dopo un effetto arriva qualcosa. Sì, e arriva il quiz. No, allora no. Se siete stati attenti, quante volte Franco Nativo ha fatto l'effetto? Bravo, da bravo, quando Claudio. È cominciata la trasmissione? Attenzione, perché potreste vincere un biglietto per andare a vedere proprio la grande mostra, naturalmente di Franco Nativo. No, di Star Wars. Esatto. E soprattutto adesso, a parte gli scherzi, oppure potreste vincere l'opportunità di fare il calco del vostro fondoschiena. Ma dai, ma che buono. Ci sono degli operai qua sotto, stanno facendo nel cemento, sai che belle, proprio due, è vero? Si potrebbe provare comunque un po' io direi a questo punto, Giorgina, un po' di musica? Dai, sì. Cosa? Ci ascoltiamo gli Electric Light Orchestra. Con Fusion Ilo. Non sopporto le parolacce, Vito! Hai proprio ragione! Di Pito! Vito! Certo! Vai. Vedi, Ilo, Electric Light Orchestra, ragazzi, che bello!
a vedere chi ci segue su cosa? C'è ah, non lo so. Due spettatori! Dai, due spettatori! Si sono ridotti, erano tre prima. Quando abbiamo iniziato vedrai piano 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 piano. Sono tutte quelle cose, se non hai visto anche la prima sera, insomma. Allora. Comunque Maria ci ha ricordato anche il gioco della bottiglia. Oh, è vero, il gioco della bottiglia che faceva anche Gamba. You did not today, you just carry on, get carry on. You look no real, you be real. Che quando faccio questa trasmissione poi vedo tante visualizzazioni sulla pagina che io non uso, però quella di Napoleon Franco. No, se no non c'è stata trasmissione, poi c'è tanta gente che va a vedere su Napoleon Franco le visualizzazioni, ma io questa pagina non la uso quasi mai, perché secondo me qualcuno sente qua il nome Napoleon Franco, invece io sono frantumato come cosa, capito? È per quello che poi vedo tante però qui non trovano niente perché non ci ho messo praticamente niente. L'altra sera ho fatto una puntata splendida con Naim, quello che fa la musica anni 50, tipo Corona, bravo, veramente bravo. Se devi intervistarlo te lo consiglio perché è veramente bravo. Naim, quello che fa tutta la musica tipo Crooners, il leader dei Tuamale. Ah, mi bravo, bravo, guarda. Confusion. Non c'era lui, no, però no. Confusion. Scusa, Giorgia è sparita, ma c'è. C'è il wifi qua? Avete il wifi? No? Sì. Sì che c'è il wifi, sì. Allora, mi dici. RGB. Però non te lo danno, almeno a me non me lo danno. Ma non me lo vogliono dare. RGB si chiama. Maiuscolo? Staccato produzioni. Ragazzi, staccato 30 secondi. Staccato. 25. Maiuscolo tutto attaccato. Allora, RGB. Tutto maiuscolo, anche produzioni. Ah, tutto attaccato. Ma tutto attaccato? Sì. Come sta Bruno? O meglio? Bruno? O meglio? Non l'ho visto. Se deve aver fatto il giro di palazzo. 8. Sì. Devo fare una diretta. Passo. E continuiamo la nostra diretta, oramai stiamo arrivando quasi a mezzanotte, Globo 90 Network 348-0533, se volete dirci che cosa ne pensate, che cosa farete, insomma l'argomento della trasmissione, cioè l'8 marzo, la festa della donna, e domani di cose ne capiteranno davvero tante, perché ci sarà questo tributo alla figura femminile, no, non mi piace definirla così. È bruttissimo, però, comunque è doveroso. No, parlarne, cioè sembra scontato, ma poi in realtà se ne parla. Sono quegli argomenti, sì, che quando arrivano, insomma, devi trattarli anche tu in qualche maniera. E poi il divertente è veramente scoprire anche gli ascoltatori che sono dall'altra parte, scoprire che cosa fanno, insomma, qual è il loro pensiero, come si divertono durante queste feste. Ho scoperto che tante persone non amano questo tipo di festa, oppure tanti dicono che non lo amano e poi invece... Ma a livello di tristezza è più triste l'addio al celibato o l'addio al nubilato? Boh, non saprei, io... Ma io direi che siamo lì. Siamo sì, lì, io direi che siamo lì. È la stessa cosa, sì, dai. Non lo so. Tu sicuro? Però mentre l'addio al celibato e l'addio al nubilato è comunque una serata goliardica di solito, no? Mm?
chiamiamola. Tu dici invece l'8 marzo? L'8 marzo a mio avviso è veramente, come dicevano i 3-3, ti ricordi? Come no? A me mi pare una stronzata. Sì, anche secondo me. No, anche forse per il modo in cui viene festeggiato l'8 marzo. Sì. Perché se... La festa della donna dovrebbe, la donna secondo me dovrebbe essere festeggiata diversamente, cioè mi immagino veramente... Ma soprattutto festeggiata tutto l'anno. Sì, ma a parte quello, però se proprio uno vuole celebrare questa festa, un invito a cena fuori, non lo so, qualcosa che veramente renda in qualche modo giustizia, Giorgia, alla donna. Diciamo che la tristezza sta forse nello spogliarello. Ma sì, perché ma infatti, dai, cioè, sì, obiettivamente... A quel punto, secondo me, perde veramente un sacco di valore, no? La figura della donna, cioè che brutta cosa è. Ti festeggio, non so, andando veramente a guardare gli spogliarelli. E allora, Giorgia, io colgo... Se poi gli spogliarelli sono come quelli che mi ha raccontato Franco. No, ma ti prego, prima. Adesso non entrare nella... Senti, io colgo invece il tuo invito per dirti che io, quando sto bene con una donna, che incontro una persona, io, guarda, arrivo anche a dirti che sono buono anche a uscire una sera, invitarla e buttarmi via anche 10-15 euro. Sei un signore, veramente. Sei ma un vero signore. Ma non sì, è la quantificazione del mero denaro, ma che cos'è, tu il denaro? Ma cos'è, soprattutto? Allora, ma io ti arrivo anche con un Franco, fiore rubato anche in un giardino, ma te lo porto. Franco, dai, di la verità a tutti gli ascoltatori che sono in FM in Basilicata, sì, tutti gli ascoltatori di www.90network.fm, tu alla festa della donna ti spalmi sul tavolo e fai cenare la tua donna su di te. Da sola, dai, si spalma. Mi spalmo proprio io, tutto. No? Io si siede sul tagliere. Sì. Sì, esatto. Sul tagliere, non è sì, sì, guarda, ti offri alla tua donna come un no, premio. Guarda, adesso come... te la dico tutta. Io mi spalmo completamente di curcuma, esatto. E poi la mia donna fa e di zenzero. E di zenzero, no, hai detto bene. Allora, adesso a parte gli scherzi, senza voler fare della retorica troppo spicciola, insomma, la donna dovrebbe cercare di capire. Anche dal suo punto di vista, che queste feste poi lasciano un po' il tempo che trovano. Poi, se tu vuoi andare quella sera, perché insomma è un bello, è un motivo anche di ritornare insieme a tante amiche che non vedevate più di una volta, va bene, ok, ma andare veramente allo spogliarelle, ma magari sì, mettere il 10 euro nella mutanda del tipo, è di una tristezza inenarrabile. Esatto, tra l'altro secondo me sono anche quelle donne che poi ti vengono a dire, ah, non ci sono più, ecco, gli uomini, ecco, di una volta, sì, sì. O soprattutto il giorno dopo rivendicano tutti i diritti delle donne. Se allora li basta. Se li vai a cercare lì, gli uomini di una volta, col perizoma. Non esistono nemmeno più le donne di una volta, se però lo vogliamo dire. Però c'è un commercio di primule, ragazzi, sì, di mazzetti ai semafori. Anche i tergi cristallari si chiamano. Ma si chiama? Mia, l'aveva inventata adesso. Non lo so. I tergi cristallari, giusto, una roba del genere. E pensa che ancora non ha preso quella pastiglia. No, sono quelli. Comunque, scusate, Maria condivide, dice: se sì, non fanno lo spogliarello non vanno, cioè le donne non vanno. Brava, no? Ecco. E dice che poi non c'entra nulla, in effetti, infatti non c'entra con la festa, ecco, della donna. Questa è una cosa che probabilmente però è stata inserita per creare il business in qualche brava, modo. Però Maria ha sollevato una questione assolutamente interessante, perché quello che dicevamo prima di andare in diretta, Giorgia, ti ricordi che dicevamo, se poi alla fine questi spogliarelli li fanno in continuazione, vuol dire che c'è la famosa offerta richiesta, ecco, quindi vuol dire che alla fine poi a un gruppo, per l'amor di Dio, limitato di fanciulle, però interessa poi vedere il bel tomo che si spoglia, perché se no non c'è altra spiegazione. Oliati rigorosamente, ecco, oliati. Oliati e spellati. Marco, tu, esatto, il nostro regista, Marco, domani sera tu ti spogli? Spelati, con la Nutella. Ecco, spelati, ok. Però con la Nutella voglio sperare, o no? Sì. No. Sentiamo. Aspetta. No, delle volte mi porto anche a casa 1.500-2.000 euro, mi metto da tutte le mutandine. Marco, va bene, grazie. Marco, ok, ma non è, facciamo partire un applauso registrato sotto con questa voce cavernicola. Tra l'altro, 1.500 euro, Giorgia. Perché no. Se le mutande sono quelle di Bartolini, sono abbastanza. Giorgia, capiente. Sei veramente una iena cattiva. Guarda, va bene. Beh, okay. È una fortuna, comunque. Vabbè. Adesso gli spingo. No, ma Marco, lo sai che ti voglio bene. Bene. Comunque, sì, le donne, qualche messaggino è arrivato. Sì.
soltanto dall'universo femminile. No, vabbè, allora, no, perché ha chiamato il ragazzo da Savona. Allora c'era Remo Girone. Okay. Senti, invece io vorrei che la gente provasse questa baggianata che ha detto Claudio. 348 05 70 333. Lui dice che se aggiungete anche quante volte, 30-40 volte, infinito, l'ultimo sì. numero, vi risponde comunque. Comunque provate, esatto, provate. Sì, che dai. Se non funziona, noi rispondiamo e dite: Gambaro ha detto una cretinata. Esatto, esatto. Ecco. In qualche modo bene. Finisce. E adesso comunque, abbiamo Milva Goic. No, sì. Che no, mi piacerebbe sentire. Noi abbiamo avuto appunto un'ascoltatrice che è d'accordo sul fatto che la festa della donna non sia una gran festa, in realtà, soprattutto per come viene festeggiata. Mi piacerebbe sentire il parere di una donna al contrario, quindi una donna che invece festeggia, che va a questo tipo di celebrazione. Sì, e che magari ci zittisce anche. E che giustamente infatti, è tanto di cappello, infatti, per carità. Infatti, scoprire insomma che cosa prova andare a questa festa, perché ci va, con però chi vorrei, ci va. Vorrei avere anche la testimonianza di chi domani sera si olia, perché sì, un messaggino dall'oliato. Ci vuole. Giustamente. Mister Olio. Esatto. Mister Olio. Va bene, è okay. vero, è vero. Che cosa abbiamo in scaletta, dottoressa? Abbiamo zucchero. Zucchero. Quale zucchero? Sì, di sì, che sì, periodo? Sì, specifichiamo. Beh, perché abbiamo forse la più famosa, che è Donne. Esatto. Allora, no. Esatto, cioè, dedicata a tutte le donne, ma con grande affetto e a basso l'oliato. Da Sanremo 85. Globo 90 Network, l'originale. Seguiteci su YouTube. Vai a becchiare il Bruno. Sì, perché non vabbè, ho prima. E guarda, c'è Bruno. Hai fatto il giro di sopra? Donne, du. Tum. Tagatu. Pezzo nuovo, dai. Donne, volevo mettere vanità. Ah. Vanità di chi? Sì, quella di Giorgia, ma adesso io me ne vado dalla regia, va tutto da solo. Ah, scusami Giorgi, è sparita. Volevo capire perché non mi dà... Si è verificato un errore di autenticazione. Donne. Allora. Quindi sarà. Così diversi. Ma amore, sai che non riesco a collegarmi? Perché io gli do. Allora, RGB è il nome della. E poi la password mi dice che è. RGB produzioni tutto maiuscolo, tutto attaccato. Vieni su Bruno. Ma sta ancora un pochino giù. Che si rilancia il video con il mio. Collegato forse. Donne. Proviamo a fare la diretta, vai. Donne nel forno che non suona mai. Tagadarara. Sì, amore.
Poi vieni, eh. 20. No, mi stavo già mettendo per fare lo sfumino. Mi hai fatto risentire il sax di Randy Jackson. Questa era Zucchero and Randy Jackson Band, dall'album dell'85, quello di Donne, caro Franco. Quante volte hai messo questo pezzo in radio? In radio tante volte, insomma, questo era un capostipite di quell'epoca, insomma. E hai detto bene tu prima di lanciare questo brano, uno zucchero dannata questo, perché poi c'è stata la commercializzazione, un po' come tutti, come anche Vasco Rossi e quant'altro, poi questo, insomma, era uno zucchero che insomma si stava facendo strada gomitata e non riusciva ad emergere. Era il suo terzo Sanremo, credo. Aveva fatto una notte però che voleva via, fatto il botto, con questo aveva fatto il botto, però il botto più grosso lo fece poi nell'87, quando riuscì ad accaparrarsi Eric Clapton, Joe Cocker, fece Paul Young, è vero. Dei dischi uno dietro l'altro, arrivò veramente. Poi c'è stata la varia contaminazione con il blues, con il funk, insomma, anche un po' con qualcosa anche dell'hip hop. Un zucchero comunque grande. È stato davvero un bel personaggio. Tanto salutiamo, perdona Giorgia, siamo in diretta anche su Facebook, salutiamo tutti i nostri momento. Amici, tutti i ragazzi che ci seguono, anche c'è Maurizio Bonanno, ciao Maurizio, ciao Maurizio, sei a casa con ma l'influenza. Potevi essere qui senza influenza, invece sei a casa con l'influenza. Maurizio, ci manchi tantissimo, no, in realtà è a casa col mal di testa, devo dire anche che lui. È una giornata da mal di testa oggi, perché anche Bruno Santoro, anch'io stasera, siamo contagiati da questo virus mal di testoniano. Beh, anche è vero che negli ultimi giorni qui a Genova il tempo è stato un po' ballerino, insomma, un giorno sole, un giorno pioggia, insomma, quando è così poi c'è il cambio di stagione, se non marzo non sarebbe pazzerello. Infatti. Senti, c'è un uomo che dice che sono figo, io mi preoccupo, vuol dire che c'è allora, qualche problema. Ma tu ringrazio. Ciao Leo. No, bisogna anche dire che il complimento, quando viene da una persona dello stesso sesso, in realtà ha più valore, quindi è vero, se te lo fa una donna ci può stare, perché comunque io sono bellissimo, però d'accordo. Sempre meglio che me lo faccia una donna, io lo preferisco comunque, io sono ancora l'antica. Lo chiediamo anche agli amici che ci stanno seguendo su Facebook Live, il nostro argomento è questo: domani ha senso festeggiare ancora la donna? Ditecelo perché non stiamo più nella pelle, vogliamo sapere davvero la pelle oliata. L'oliata al 348, allora, oliatevi con noi, 057 0333. Abbiamo la testimonianza di una donna che si chiama Luisa. Ciao Luisa. Che ha l'abitudine di andare a festeggiare, no? Meno male. Dice soprattutto nei locali dove c'è ci lo sono gli spogliatoi, quindi va proprio a cercarlo all'ottobre. Proprio quello, insieme alle amiche, quindi non va da sola, non va da sola, va con le amiche, ecco. E dice che lo fa per divertimento, cioè lei è una donna single da molti anni, ma ha deciso proprio di essere single, perciò per scelta dice che quindi si diverte a vedere. No, poi l'importante è divertirsi, per carità, noi stiamo ci si diverte a vedere anche un uomo che si spoglia, perché ti può dare anche, non lo so, una delle sensazione gioie? Delle gioie, che ne so, ma pensa che io ho visto un uomo che moriva per amore, tra l'altro. Claudio, è successo, le sue nozioni musicali sono straordinarie. Allora, comunque abbiamo ancora Maria che dice: una volta sono andata ad una di queste feste e dice sono andate tutte, quindi non era da sola, era insieme ad altre donne in cucina che volevano spogliare il cuoco. No, l'unica seduta ero io, quindi in quel caso non c'era lo spogliarello, se lo volevano creare uno spogliarello praticamente. Ma quindi un gruppo di assatanate perché a spogliare anche il cuoco in cucina mi sembra un po' troppo. Però se sono arrivate in cucina dal cuoco, vuol dire che i camerieri se li erano già fatti, spolpati sì, tutti quanti, okay, mi chiedono se in cucina. Allora, l'olio non manca al ristorante. Mi chiedono se mi spoglio io domani, Giorgia. Io ovviamente ho detto sto prendendo tempo. No, non mi spoglio io, ma solo per ragioni di cachet, perché io ho chiesto davvero troppo e non sono riusciti a trovare la connotazione giusta per poi pagarmi. Di la verità, non hai trovato il perizoma leopardato. Brava. E ti sei rifiutato
pensato di esibirti. Ma gli hanno chiuso la Saracina, il negozio ha chiuso alle 7:30. Abbiamo un numero telefonico che voi lo potete comporre all'infinito. Questo dice Gambara: 348 05 70 333. Mandateci WhatsApp anche vocali, sì, ma vocali soprattutto perché sono più belli. Ma ti saluta, sentiamo. Leo Mandille, Giorgia. Ma dai, Leo! Sì, Leo Mandille. Leo, ti saluta. Un grande tu non bacio. Puoi sentire, ma te la faccio vedere. Guarda, giro un attimo la camera. Che carino, aspetta, che carino. Leo. Saluta. Leo, eccola qua, Gioia Cadenasso in diretta. Il nostro Marco Bartolini, il nostro regista là. E abbiamo anche una rara immagine. Manca di Giorgio, ma manca Bruno, Marco, ma arriva anche Bruno che è di là. Va bene, ok. Allora, Leo, stavamo dicendo, insomma, chiaramente l'argomento della serata, ripetiamo, no? È la festa della donna, quindi se voi lo festeggiate, come lo festeggiate, con chi lo festeggiate, infatti, e se vi divertite, se andate a cercare lo spogliarello, oppure se magari, che ne so, chiedete a vostro marito di spogliarsi in casa anche, e no? Soprattutto, vi siete mai innamorati dello spogliarellista? Ok, e anche questa può essere interessante. E poi c'è anche la prova del cuoco, ci hanno detto. Perché invece non fanno un 9 marzo la festa dell'uomo? E noi andiamo a vedere lo spogliarello. Ecco, su questa. No, perché. Scusami. Vabbè, perché sempre tutto per le donne? Scusa. No, perché c'è la festa dei singoli, se non sbaglio. Però. Addio al celibato è più o meno la festa dell'uomo. Sì, è la festa del tipo che si sposa. Poi c'è la festa del papà. Ma, non c'è la festa dell'uomo. Me l'appoggi? Sì, ha detto. Okay. Il nostro regista concorda con questa proposta. Il regista l'appoggia. Facciamo un sondaggio allora tra gli amici che ci stanno ascoltando. La festa dell'uomo. Tanto siamo quasi a mezzanotte, manca un quarto, certe cose si possono dire, anche se noi è già un'ora e mezza che le diciamo. Che le diciamo dalle 22. Dai, facciamo questo sondaggio. Chi vuole indire la festa dell'uomo, ma una festa un po' osè, tipo quella una festa che... osè, quindi proprio. La festa della donna che ormai è diventata così di default, quella con lo spogliarello. Allora, vorreste anche voi una festa dell'uomo dove magari c'è una fanciulla bella, almeno ci si augura, che si spoglia, non in versione integrale perché diventerebbe volgare e a me non piace, ma uno spogliarellino così normale. E poi tutti di corsa nelle trattorie, nelle cucine dove, c'è Ascia Maria, quella che è... Ah no, però no, non volevo dire Ascia Maria perché poi sembra troppo locale. 348 05 70 333. E poi vi prego, datemi questa soddisfazione, fate il 3 ancora per una trentina una di, volte, perché io li voglio veramente fatelo dire. Claudio, hai detto una strozzeria. Chi vuoi spogliare alla festa della donna? Claudio Gambaro, andiamo... Franco Nativo. No, ti prego. Bruno Santoro. Bruno Santoro, sì, lo vedrei bene sul palo. Avvinghiato sul palo. Va bene. Palo. Allora, che cosa prevede questa scaletta musicale? Sì, dai, a parte i pali e gli avvinghiamenti, noi siamo sempre in diretta su Globo 90 Network con Di Pito. Torniamo un po' di musica, ma non vi scollate da queste frequenze e né dal web, perché noi torniamo hashtag, insieme. Hashtag voglio la festa dell'uomo. State lì. Leo Mandile. È un piacere, Ma domani non ti spogli. È sempre giuro o no? Ah, non lo so io. Sì. Ora sale. Salutami anche lui. Ah sì, Bruno, sì. È giù perché c'è un po' di mal di testa, ma viene adesso, arriva su. Quani Pippo, ma quanto mi piace questa canzone qua? La mettiamo sempre in discoteca. Sì? È bella. Ma anche il singolo primo. Ma c'è anche la versione già disco di questa. Sì. Mangio un po' di. Questa qua è uno di quei personaggi che mi piacciono proprio. Scusate.
Wally people! Giulio cosa dice? Niente, insomma anche lui lavora, fa le sue cose, non poi viene sempre lì. Digli che lo saluto e che lo saluta anche Jimmy, che lui se lo ricorda lì a Lanterna City. Sì. Digli un po'. L'altro giorno sulla pagina di Bella Liguria c'è uno che mi ha scritto, non so se mi si ricordano ancora di ciao Johnny 99, io mi chiamavo Johnny 99, non so se mi chiamavo bene all'epoca. What the people! Ma forse un paio di volte anche mi hanno invitato a non fare qualcosa quando c'erano anche gli altri, con cui stiamo parlando anche tra i Giorgia, 20 secondi alla fine. Qua, quando si parla di Michael Jackson, qua, ragazzi, Globo 90 Network. Se ci fosse Luca Cevasco che si è perso stasera, comincerebbe già ad elencare tutti i singoli estratti. Ma non è che è andata, da questo album, sì, non è che è andata a prepararsi per lo spogliarello di domani, sì, sera? Sì, sicuro. Anche lui. No? Tra l'altro, scusate, ma mi ha detto, ragazzi, ho una cena stasera, però alle 10:30 sarò lì da voi. Alle 10:30, cara Giorgina. Io ho detto, non ti credo, ma neanche se me lo scrivi, se me lo firmi col sangue. È vero che avremo anche una diretta con una fanciulla che ci parlerà proprio di una bella cos'era più che dicevamo prima, sulle donne, dai, una bella iniziativa, è vero Giorgia? Sì, in realtà vi do la notizia che il numero, cioè doveva chiamare Luca, perché comunque il contatto allora, era il suo, perfetto, quindi finché non arriva Luca, bene, perfetto, ecco il nostro collega, beh, comunque il nostro gancio di argomenti, diciamo, di a parte il fatto che questa cosa è una cosa itinerante che riguarda proprio tutta la l'Italia. Ma per quello infatti io parlavo con questa Barbara Bavastro, che appunto ho conosciuto domenica, e mi ha parlato proprio di questa iniziativa. Noi avevamo già assistito a un evento organizzato da questa associazione, alla quale aveva partecipato come madrina anche Gio Squillo, e noi abbiamo avuto anche un collegamento telefonico con lei, anche, sì, qua a Genova, proprio per sensibilizzare, insomma, tutti quanti, anche le donne che magari hanno paura, insomma, di parlare o di esprimere, non lo so, le persone, quelle donne che si sentono veramente imprigionate psicologicamente, che non riescono ad uscire, no, da situazioni di violenza all'interno delle proprie mura domestiche, ecco perché poi succede anche questo. E quindi, insomma, Barbara era molto felice di partecipare in realtà alla diretta di questa sera, perché vale da tutte le parti questo discorso, a livello globale, ma tra l'altro un'altra cantante
cantante, oltre a Joe Squillo, che ho incontrato proprio durante il Festival di Sanremo, Lu Colombo, ve la ricordate? Lu Colombo. Maracaibo. È tornata alla grande quest'anno con un disco, un mini CD con 5 pezzi. Scusa, si chiama mini CD? È un CD dello stesso formato dell'album normale, però ha 4 pezzi, 4 o 5. Un EP. Un EP, esatto, esatto. Okay. È la versione digitale del Q-Disc, te lo ricordi? Q-D, mamma mia, come mi fai tornare indietro. E la grande Lu Colombo, l'abbiamo incontrata sia io che Luca a Sanremo, eccolo qua. È arrivato, ecco, si è materializzato. Praticamente materializzato. Cioè, abbiamo appena detto, Luca Cevasco ha detto alle 22:30 sono lì. Ecco, è arrivato, con una precisione svizzera. Chi vede la diretta su Vero. YouTube può anche vedere il nostro Luca Cevasco che è entrato. E finisco il concetto, Lu Colombo appunto, che ha pubblicato questo disco, si chiama Basta, che parla della violenza sulle donne, violenza, quindi, di genere, certo, esatto. Mi raccomando, è sempre bene parlarne con un libro, con un disco, con un DVD. Buonasera, dottor Cevasco. Intanto sì, diamo il benvenuto a Luca Cevasco. Qua. Non sei neanche spogliato, sembra... sei in anticipo di un'ora e mezza. Sì, Luca. Capitato proprio a fagiolo, perché davvero stavamo parlando di te, poi abbiamo associato il discorso di Stop Violence, ne stavamo parlando, giusto? Parlavamo di Barbara, insomma, che abbiamo conosciuto, che organizza questi eventi, e dicevamo il nostro contatto in realtà è Luca, ci farebbe piacere parlare con lei, ma non siamo riusciti a farlo. Vabbè, questo non importa, comunque l'intento era quello di sensibilizzare tutti, ecco, no, su questo tema, anche fuori, insomma, dalla nostra città. Ecco. Giusto, buonasera a tutti, intanto buonasera. Ecco. Ciao amici, buonasera. Un corno, ho perso la scarpetta, anzi la scarpetta. Adesso è mezzanotte. Dai, che cosa avevi di meglio che essere con noi? Appunto, cosa hai cosa fatto? Avevi di meglio da fare? No, non stare a dire quel nome perché non lo voglio fare. Cioè, tu non puoi presentarti dallo stesso parrucchiere tuo, non puoi presentarti a Manca 5 all'8 marzo perché Claudio Gambaro, buonasera, festa della donna. No, ero con dunque nell'ordine, allora ascoltate bene, bene. C'erano Gigi D'Alessio, Albano e Bob Dylan. E allora no. Allora sei scusato. E ho dovuto, no, ma Santa Claus Gino Vannelli? No, sapete cosa ho dovuto? Non c'era Santa Claus. No, ma sapete cosa ho dovuto fare con loro tre, no? Cosa? Cioè, ho dovuto, perché sapete che Bruno, hai dovuto cercare di mediare, ma Bruno stava scherzando. Cioè, un'ora al telefono con Bob Dylan, un'ora al telefono con Gigi D'Alessio. Sì, perché se l'è presa. Sì. E poi Albano, ragazzi, Albano. Sì, Albano proprio. Albano, ragazzi, ti mando l'omina. Lui è molto permaloso. Madonna. Vabbè, stasera diciamo che non abbiamo insultato nessuno. ma arrivo io a insultare, ragazzi. Ma c'è ancora tempo. C'è ancora mezz'oretta. Una mezz'oretta, allora, per senti, l'argomento di questa sera, ovviamente, potevi immaginare, è quello. Ha ancora senso festeggiare l'8 marzo? Ciao ragazzi, aspetta, vieni qua. Ha senso festeggiare l'8 marzo con tanto di spogliarello? Luca, sto contando le domande quiz che sta facendo stasera. Sì, no, sì. Ne ho fatto una. Franco, no, in realtà sarà già 9-10, sì, no, 9-10 domande le ha fatte, tra cui questa. E poi ci chiedevamo il tuo ruolo durante la festa della donna, cioè tu sei stato ingaggiato come ballerino, non magari per domani, ma in generale sei mai stato ingaggiato tu per ti la sei festa mai della... oliato, esatto, la sera dell'8 marzo, perché anche questo, ecco. Buonasera Gambaro, sì, mi hai già salutato, collega, buonasera. No, andando per ordine, allora, per rispondere alla domanda di Franco, ha senso fare lo spogliarello, dipende chi lo fa, quindi se nel mio caso okay. Il caso di Franco Nativo anche, no, va bene, certo. C'è della meravigliosità in c'è della questo. Meravigliosità e quindi, no, a parte gli scherzi, sì. Secondo te, insomma, io un anno fui ingaggiato comunque per rispondere, dai, a te, Gio. Sì, giuro no, racconta tutto, ma se, le fanno sempre come nei film quelle richieste, tipo vieni vestito da poliziotto, sì, no? Con le manette. Tu come eri andato, che vestito con la frutta fresca? Scusate, non mi dire da Superman, ma in tutto questo è Bruno Santoro. Dove, Bruno Santoro aveva un forte mal di testa, è andato a fare due passi, ma torna. Ok, allora lo aspettiamo. Aveva una festa con Albano. Scusa, ma non gli puoi dire di chiamarci in diretta? È andato a prendere le sigarette. Comunque. No. In realtà, appunto, si sta riappacificando con Albano e Bob Dylan. Stanno facendo un festino qua dietro, ma poi torna. Ha detto che arriva prima della fine della trasmissione per salutare. E Maurizio Buonanno? Maurizio Buonanno è lui piccino, è a casa. Un po' influenzato. Lui sta facendo le prove per domani sera. Era buonanno. Oh, dottor Gambaro, si sta oliando. Oh, buonasera. Non so se salutato. No, cosa mi hai chiesto, Giorgia? Scusa? No. Se sono stato ingaggiato? Sì. Ma in realtà, mi è successo un paio di volte. La Troppe prima cose, volta allora. Capitò, ma neanche tanti anni fa,
capitò sei anni fa, in cui non so, una che era cieca probabilmente mi chiese vieni a fare l'8 marzo, no, ma tra l'altro voleva il costume da mitico, ve lo giuro amici, vabbè era un po' più in forma di adesso, ma una volta Franco, una tua collega l'anno scorso me lo chiese, puoi anche non dire il nome no lo diciamo, ma una tua cara, una nostra cara amica, okay. Ma non e facciamo poi, nomi. E poi invece un'altra volta non era l'8 marzo, però era un addio al celibato. Beh, abbiamo parlato anche ragazzi, di quello, non avevo dubbi, ma allora un botto di volte, cioè, l'uomo è ricercato, sì, allora. Allora, senti, una volta una persona mi ha detto che le donne in Brasile amano tantissimo l'uomo con la pancia. Hai capito, Marco? Quindi probabilmente anche per la festa della donna lì in Brasile sono ingaggiati uomini, non necessariamente, perché prima Claudio diceva no, un bell'uomo tutto lì, no, cioè, anzi, ma anzi, non necessariamente in forma fisica, quindi perfetta, frequenti dei trans, dire, no? Dei ma no, no. No, a noi la in che senso? Claudio? Non, so, non mi seguiva, però è lo zenzero, Claudio. È lo zenzero. Vi posso dire, okay, che l'unica volta che sono andato in Brasile, vi giuro, se ne è morto di me un animatore di un villaggio, ve lo giuro, sono quello che io di più caro al mondo. Come mai? Sì, le avendo saputo di Luca Cevasco. Ma io ho scoperto che Jackson. Luca piace tanto anche molto, agli uomini. È vero, è vero, è vero. Sì, è vero, sì, sì, davvero. Vabbè, ma questa senti, è il mio punto d'orgoglio. Una volta hai avuto, una, bella, una volta sì, senza fare assolutamente né nomi e cognomi, mi raccontavi anche, poi muori pure Marco, sì. Mi raccontavi addirittura un noto doppiatore. Sì. Sai che avance, lì avance. Avrei, che è quello del il mio tesoro. Ma no, abbiamo detto di non dire il nome. Infatti non abbiamo detto, anche tu l'hai conosciuto. Sì, vabbè, vabbè. Però a me non ha fatto la base. Andranno, no, andranno tutti ora su internet a cercare come si chiama, cioè, il doppiatore del mio tesoro. Il mio tesoro. Grande professionista. Mamma mia. E anche se probabilmente mi fosse concesso, non è detto che, perché mi disse: ma guarda che. Ma perché lui parla. Così, aspetta, che devo impostare. Vai. Ma guarda che. Sono un po' senza voce, ma. E guarda che se sei. No, dice, vieni con me da me a Roma, ti faccio fare tutti i turni che vuoi. Detto così, detto vedere, così tutti i turni. Bravo. Ah, ma quella sì, volta però, che poi sei andato su e giù, no, che eri sempre a Roma. Anche mi ricordo che bisogna capire i turni, lui dove li intendeva. Bravo, perché sennò... bravo. Famoso anello. Anello. Sì, sì, e sì, poi sì, però sì, concluse la frase così. Attenzione, ma guarda che se sei cane ti punisco. Fantastico. Ho detto, io non ci sono. E con questa abbiamo capito dove voleva fare i turni. Brava, esatto, per quello che finiva. Va bene. Però dai, magari, non so, se avessi accettato adesso potresti essere un grande doppiatore. Magari sì. Boh, guarda, il nostro caro amico Cristian Jansante, che ha fatto per anni il brusio, lo dico, questa cosa la dico da sempre, ma so che anche lui la racconta volentieri. Arrivò a fare il primo ruolo da protagonista, che era il Ewan McGregor di Trainspotting, sì, che di cui adesso è uscito il secondo, di cui lui sta ridoppiando altri milioni. Eh? Arrivò perché Francesco Vairano, lo possiamo anche dire, il direttore, lo chiamò, finalmente gli diede un ruolo da protagonista. Cristian mi disse: guarda, io penso che mia nonna sia morta almeno 30 volte, e mio nonno tipo 50, perché continuava. Sì, poi anche riuscire ad uscire da situazioni che per te possono essere imbarazzanti, esatto, è un problema, cioè difficilissimo, sì, cerchi, cioè, anche di non offendere l'altra persona, sai, sì, sì, beh, sì, poi dispiace, esatto, un po', esatto, no? Poi Francesco è uno un po' insistente, voglio dire, non è proprio uno morbido. Lì, quindi lo devi capisco, Cristian, la nonna non basta più a un non certo basta punto più. Però gli ho detto: Cristian, se una volta tua nonna è morta veramente potremmo tu, anche va bene, sa, posso dai, dire insomma, ufficialmente un 8 marzo che ti vedrà protagonista alla fine. E a proposito, e a proposito di 8 marzo possiamo dire ufficialmente che siamo entrati nell'8 marzo, perché sono mezzanotte, 2 minuti in questo istante su 90 Global Network. Abbiamo un numero di... ci mancava attento che siamo in diretta su Facebook e ci sono anche gli amici di quello che tu doppi, allora, buona... 348 057 0333 per WhatsApp vocali, WhatsApp normali, messaggi, sì, potete dire Gambaro è brutto, Nativo è bello, quanto, la Giorgia canta male,
Ale potete dire tutto, quello che volete. Tutto quello che volete. A proposito di messaggi, è arrivato, messaggi, ne è arrivato uno da Massimo che stanno arrivando. Massimo. Sì, questo Massimo diceva che lui non condivide la celebrazione della festa della donna, okay, perché dice che le donne danno veramente il peggio di loro stesse. Le donne danno il peggio di se stesse in quell'occasione. Sì. Beh, ma è un po' il sunto di tutto quello che abbiamo, ognuno di noi ha voluto. Vabbè, ci sono insomma pareri negativi, abbiamo sentito pareri positivi, ognuno decide come festeggiare. Lo sapevi, caro dottor Cevasco, che se ti giri c'è una telecamera che ti sta inquadrando? Siamo in diretta anche su YouTube. Me l'hanno detto. Perché ci possono vedere su RGB Produzioni. Cercate il nostro canale YouTube. Esatto, RGB Produzioni. E poi niente, scriveteci anche attraverso la nostra pagina Facebook RGB Produzioni. Bene. Lasciateci dei messaggini, no? Magari se avete un argomento che vi incuriosisce, ne possiamo parlare la prossima settimana. Oppure ancora ricordo il numero di telefono 348-057-0333 per contattare la diretta, e cioè noi. Dillo anche agli amici. Posta. Vogliamo una festa per gli uomini. Vero. La facciamo? Come se la facciamo? E ci spogliamo io e te. Sì. Bravo Franco. Oh. Indiciamo questo. Ma torniamo alla musica. Direttore d'orchestra, che cosa ci propone? Non lo so, lasciamo la sorpresa. Proprio... Sentiamo che cosa ha in serbo per noi il nostro regista Marco Bartolini. My torniamo God. Fra pochissimo. Musica. Rimanete con noi. Non sopporto le parolacce, Vito. Hai proprio ragione. Di Pito. Vito. Certo, ho capito, è chiarissimo. Blocati. Viola Willis, mamma mia. Lui grande, Bruce Willis. Bruce Willis. Ragazzi, ci abbiamo i nostri due spettatori però. Hai visto? Hanno fatto... E chi? Mi sa che sia Bruno. C'è un mal di testa, Bruno, dello stato. Ma infatti me l'ha detto Marco. Come Frank? No, abbastanza bene, ho distrutto anch'io perché ieri abbiamo fatto tutta questa puntata qui a Chiavri con la macchina, ma qui dietro. Ah sì, ho visto... Aspetta, cosa è peccato? Non abbiamo potuto usare il drone perché poi si è messo pioggia. Certo. E va bene, dai. Domani sera sono là, Madonna. No, sai che sabato sera hanno fatto? Io non so, sabato sera poi spoglierai ha dovuto fare. Sì. Prima c'era così di gente. E domani sera anche, io non so se domani sera ne venga di gente. Perché sabato sera era del pieno. Magari uno dice, ma perché dobbiamo andarci anche mercoledì? Ma insomma, cosa c'era sta montagna di muscoli un nero? Wildstorm. Madonna. Era enorme. E se ne è presa uno, se l'è buttata lì. Come stai Bruno? È spaccato. Un pochino meglio? Sì, ma meno male che tu hai detto di stare qua sotto. Sono uscita tre volte e non c'eri. Devo sapere come stavi. Da Cornigliano. Hai preso un po' d'aria però? Sì, per così dare. Senti un po'. È arrivato il dottor Cevasco? Ciao Ciccio! Ma terza spaccata? Sì. Aia. Viola Woodins, ragazzi. Buoni ponte! Poi c'è un freddo alla Madonna. Eh sì. Heaven Master, Heaven sent you. Non è là? Lo sai che io sono l'omino della sorpresa. Sì, no, ma dico, Viola Woodins mi piacerà da morire anche. Ce ne erano tante belle cantanti, però in quegli anni lì c'era proprio una scelta parola. Bene ragazzi, voglio bene che non avete commentato il mio look perché sono qui. Sì, veramente ti stavo guardando. È vero, perché hai fatto il socio direttore della radio ci ha scritto che siamo bravissimi. Grande. Ma il socio però. Eh sì, perché sono in due, Roni e Attilio, sono due fratelli. Ma avete fatto di loro cena con Spen e Attilio Spen. No, ci ha intervistato Ruba per così. Sei direttori, ve li invitano Luca vestito per in quel con Togo. Ah, ti ha fatto. Sì, tra l'altro mi riguarda, dobbiamo farla lì al coso, c'è la Steganio, dobbiamo farla lì al tuo papino. Sì, ma arrivati, che cazzo volete? 35 secondi alla fine del pezzo, ragazzi. Siamo dovuti andare da. D'accordo. Giorgia! Quello
partecipiamo noi. In chiusura, lui l'ha fatto. Saluto l'Anna che si era collegata e non lo salutava. No, no, sexy, sexy. Bruno? In piena disco music. Piena facoltà egregio presidente. Ragazzi, 1978, questo è stato un gusto di Marco, di Marco Bartolini, che ha scelto egregiamente. Mi piace Luca Cevasco quando con questa camicia direttamente dal becco. non l'avevo notato. Lui arriva da... sembra un D'Artagnan. Sì, D'Artagnan. C'era con Delitto. Con il tuo collega, lo salutiamo? Robby Ruba, ciao Robby. Ruba tanta roba. Ragazzi, mi fatto male, sì, 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 sì. Ah, anche il fuso e la scarpa. Sì, sì, vedi, sì, 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 ho tutto. Posso dire che il fuso enfatizza. Esatto, bravo. Il muscolo. L'organo riproduttivo. Il muscoletto, bravo. Tanto ormai siamo usciti dalla fascia protetta. E poi è arrivato anche per la festa della donna questo look. Bruno, guarda che lo sta... Scusa. Ho incontrato anche Bob Dylan. Stasera sono indisciplinati, non si riesce a parlare, urlano, non mi fanno dire niente. Non c'è Brunino. Venga qua. Rispettiamo le quote rosa, che è la tua festa. Giorgia, auguri! Auguri! Auguri Giorgia! È la tua festa. Posso dire una cosa? Un giovane stava cercando Aralis, esatto. Ma non l'avevo visto perché ha parcheggiato male il cavallo. Sì, esatto. Tra l'altro è al contrario, Luca, quella camicia, lo sai? Sì, perché mi sono rivestito molto. Sì. Sì, cioè si è vestito e poi si è svestito e si è rivestito. Sì, 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 è vero. Hai fatto lo spogliarello. Sì. Sai che ha scritto una ragazza? Lei dice che lei gli piace da morire andare a vedere i tipi che si spogliano. Però scusa, io non farei l'interventino, eh sì. Senti, tu non dovevi fare un collegamento in diretta. Ma certo! Ce l'abbiamo! Lo chiamiamo Bruno, lo chiamiamo! Ma sai perché mi viene questa voce? Sì. Questa musica sola. No, ma non sei tu, è questo. Oh, Franco da TV! Con questa musica mi viene questa voce. Ma sì, sì, però, ma poi... no, non puoi fare la voce. No, 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 non ci riesci. Comunque da dire ciao, e allora ciao. Vai avanti. Sì, poi, poi da quando Franco Nativo, diciamo, è la voce portante di queste serate al Cézanne, queste serate... Sì, oh, sì, 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 queste serate over 62. Ma no, over 62 è tuo cugino. Sì, no, dove adesso tra l'altro, ora... Ma viene anche Luca Cevasco. Ma certo. Adesso... E tra le cose... Erika Zanarini. Dalla prossima settimana, tra l'altro, non sarà più soltanto la voce portante, ma ho saputo che si esibirà anche come ballerino. E di incrociato, quindi questo Franco ovviamente esatto. Sta seguendo un corso e vuole fare addirittura un videoclip. Ma se vuoi anche dare il mio Liban non lo so, il tubo, col tubo che tra poco arriva, dica. Ma ti facciamo pubblicità, Franco, perché essendo pubblicità denigrante. No, non è vero, perché essendo un ballerino, sì. Poi oggi capita proprio a Fagiolo, perché le donne ti chiameranno per fare il ballerino a domicilio. Sì, sì, e poi alla fine c'è un tuo amico che ti può salutare, alla fine lo chiamiamo, ci collegheremo in diretta con lui. È un tuo fan. Comunque, in tutto questo, voi eravate in diretta, non so se avete seguito, il Napoli ha perso 3-1 con Real Madrid, fuori. Ma di nuovo? Stesso risultato. La mia seconda squadra è il Napoli, devo essere sincero, la prima era San Benedettese. Oh, perché ieri bello che Sarri ha detto, sicuramente non vinceremo, ma di sicuro gli faremo girare i beep. Certo, 3-1 fuori. Vabbè, comunque, grande Napoli. Quando arriva il momento di Cecchini, le partite che davvero contano, lì se poi non ce la fa. Non ce la fa perché le squadre italiane non ce la fanno in Europa. Vabbè, la Juve ancora. Eh sì, però...
Questo perché ci sono troppi stranieri in Italia. Ecco, ha aperto un nuovo argomento. Chi l'ha? Certo! Ha recuperato un campo d'opera. Sì, è vero, è vero, è vero. Però fra una notizia troppo territoriale, non ci stanno ascoltando da là. Però se voi, io ho guardato la formazione del Napoli stasera, l'unico italiano era Insigne. L'unico, ti giuro, cioè, poi anche ti stupisci. Di un paio di anni, certo. Non ce n'era nemmeno uno, forse solo Materazzi quando giocava. Sì, quando giocava, esatto. Ci ascolta anche Franco Mazzola. Sandro Mazzola. Sì, Franco Mazzola. Sì. Non solo lui, è dalla settimana scorsa anche Albano e Bob Dylan ci seguono. E Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio anche, sì, ci seguono davvero col cuore. E meno male col cuore. Beh, Bruno, ci siamo permessi di dire che ti sei riappacificato, che stasera sei stato poco presente perché avevi un incontro con loro. Dopo che Luca è intervenuto in favore tuo, ha cercato di mediare un po', insomma, e si è ricreato un po' un rapporto. Ma mi ha invitato Bob Dylan a ritirare l'Oscar. Lo vai a ritirare tu per lui? Sì, l'Oscar però. Oscar Dylan. E no, non ci sono andato perché ero a cena con Albano e Gigi D'Alessio. Però mi ruba. Per fare una tournée. Ma io non capisco perché ce l'hai così tanto con loro. Gente, mamma mia. Ma perché ce l'hai così tanto con loro che sono stati dei capostipiti? È l'unico stipite glielo darei. Il momento della polemica. No, tu non mi trai in inganno. Lo fa apposta perché vuole sentirti, capito? Fare il rispetto. Comunque Albano vuole ha scritto pagine indelebili della musica italiana. Sì, Franco, vero, l'abbiamo vero, capito. Certo. Vuole da Bruno, vuole l'insultatrice accesa da Bruno, Franco. La sto carica. Vuole il sangue. Allora ti faccio tre nomi, Bruno. No. Devi essere sincero. Aia. Dai, tre nomi. Dai. Allora, ok. Allora, Nino Reitano. Grande, naturale, spontaneo. Sì, voglio bene a Mino. Li voglio bene, ma non è tuo fratello. No, li voglio bene. Io, Fagliene un altro tu, Luca. Vuoi bene a lui e a tutti i suoi fratelli. Certo, certo. Ha suonato con i Beatles, ha cantato con i Beatles. Sì, grande. Tra l'altro ti fanno le domande e ti lasciano parlare. Sì, poi. Sì. No, vabbè, detto, sono innamorato, era una bella persona. Era un bravo ragazzo. Che... Luca, fai un altro nome che accendiamo là. Vuoi accendere la... Gliene faccio uno femminile. Ma tu lo sai però. Emma Marrone. Film porno. No, oppure l'effetto che produce. Marrone. È marrone anche quello. Anche quello. Tutte le responsabilità di allora, cara Emma. Ma stiamo scherzando. No, cara Emma, intanto impara a parlare l'italiano, che non farebbe male. Che non farebbe male. Poi, non imitare a seconda della giornata Gianna Nannini o Loredana Bertè, che non sarai mai all'altezza delle due, anche se anche quelle due avrei da che dire. Sì, ci sarebbe da ridire. Soprattutto sulla Toscana. O Rita Pavone. Ne scelgo una io adesso, Laura Pausini. Laura Pausini, dice Marco. Con Laura Pausini portate a compimento la cefalea che ho. No, lasciamola. La scimmia urlatrice, lasciatela dov'è. No, dai. Ma è il suo ruolo, adesso scusa. Laura Pausini urla anche quando legge i numeri del telefono del tuo fidanzato. Gli dice, scusa Laura, mi dai un attimo il numero di Gianni Moratti. Allora attento. Prendiamo uno anch'io. Sì, anch'io. Pensa quando fa l'amore la Pausini. Ce n'è una che parte, ce n'è uno che attenzione, gli va in gola quella cosa. Vai Claudio. Parte l'embolo, no, tu vai tu. Io ho un Roby Facchinetti, voglio vedere. Madonna. Aspetta. Attenzione. Allora, Roby Facchinetti, il grande cantante fino all'89, o il mongoloide che urla con... Beh, ancora 90 glielo concediamo, Sanremo ci sta. O l'ectoplasma che si trascina con le sinusoidi. Bruno, tieniti forte perché io ti regalo un Anna Tatangelo. Attenzione. Aspetta. È in famiglia di Gigi. No, perché Anna Tatangelo tecnicamente è molto brava. È brava. Sì, è brava. E soprattutto, anche se fosse muta... È anche bellissima. Va bene così. Brava. C'ha due tecniche da... Sì, c'ha un problema. Il marito. È molto bella. È bellissima. Però adesso mi state... No, musicalmente devo dire che anche lei... Si anteponi la bellezza. No. Lei musicalmente segue il filone, scimmiottiamo la Pausini, perché sono cresciute con la Pausini.
Però devo dire che vocalmente la trovo interessante, perché ha questo modo di cantare che è abbastanza neutro, che a me piace, perché a me quelle che imitano, però, fanno le robe. Però se c'è uno che a te piace davvero da morire, e l'hai detto qui, è Fedez. Ah beh. Ma guarda, non ucciderei! Marco, dai. Tu non puoi permetterti queste cose, il regista deve essere imparziale. Li state massacrando tutti. No, ragazzi. Io Fedez lo metterei alla Fincantieri. A lavorare. Cioè. Ah, ah, la Fincantieri, cioè, non ti preoccupare. E anche lì vicino alla musica. Oppure a Bagnoli, la manderei a Bagnoli, sì. All'Ital Cider, sì. Come detto, è lì un posto, pum, qualcosa pum. Da fare. Io lo trovo la lui, mia. Batti la mia a Ghe Pechegno, bravo, Pechegno più, a Mondo Marcio, a Mondo io ci metterei anche J-Ax ultimamente che, cioè, Mondo Marcio e M&M, il nome città vale doppio, sì, è vero, ricordiamocelo, sì, e sì. Moreno. Moreno ah, Moreno è ligure, dai, no, Moreno prima dagli altri, fai figli e figliastri, e anche BDM, mettiamoci dentro, sì, sì, BDM, sì, forever, esatto, sì, forever, sì, sì, vabbè, dopo senza aver, ritorno. Dopo aver distrutto una buona parte di cantanti, sì, italiani. E Mischilla? Basta, no, sì. Mi scherza, anche. Come siete? Voi... Bravo, Claudio, bravo. Mancano 9 minuti al termine della trasmissione. 12:22. Vuoi anche tu un Franco nativo nudo su una liana per la festa della donna? Chiama Globo 90 Network al 348-057-0333. Allora, sono una liana nudo. Non confonderei mai la liana con il resto del corpo, intanto. Allora, potrebbe avvicinarsi tanto. Allora, ora prendo in mano la situazione, che non è mai stato vero. Allora, prendo in mano la situazione, lancio il prossimo pezzo, dopodiché special guest nell'ordine, il presentatore ufficiale di Franco Nativo del fine settimana. Poi una recensione di cosa ci faceva Claudio, sì, Gambaro in un video del grande maestro di piano. Scovate l'intruso al programma di Alberto Lupi Musso. Alberti Lupi Musso. Bocca fresca. Va bene. Poi cosa c'è? Ah, special guest Bartolini che ci fa due passi con i Sabò nuovi. Sì. Okay. Una foto di Luca Cevasco vestito dal conte di Karamazov, sì, esatto, dei fratelli. E non subito male. Dopo chiudiamo con una canzone dedicata alle donne, che canta Giorgia, sì. Che canterà Gioia, ok, sì, duro duro. Ok, canzoncina, ci sentiamo fra qualche istante. Ti saluta Bob Dylan. Ti saluta Bob Dylan. Yes! No, c'è musica in città. I'm focused now, I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known a cheat stays a cheater. So here we are. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the pitch, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. I saw it coming, I let it go. My girls will tell me, I told you so. But I was so intrigued by your style, boy. Always been a sucker for a wild boy. I'm better than this, I know my worth. I might be getting what I deserve, but I
what's done is done. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that hitch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that hitch, yeah. Rewinding the picture, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. Shot fire, man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire, house on fire. Bang, bang, two shot fire. Man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Volta che mettiamo Children si sente così. Marco, non copiare, perché devi copiarmi anche nei partiti? Ah, io mi sono dato un colpo là nelle parti intime. Non so come ho fatto, ti giuro. Sei accavallato. Mi sono lasciato andare. Io vorrei sapere chi è che mi tocca. Allora, ma no, è la polvere che si è depositata sul vinile. Ma dobbiamo dalle voci stanche ormai. Sì. No, ma perché, scusa? Andrei avanti ancora 11-12 ore. Sì. No, tanto salutiamo la Maria, salutiamo come si chiama Remo, tutte le persone e anche quelli che ci hanno seguito su YouTube, quasi sì. 60.000 visualizzazioni. Anche gli ascoltatori silenti che non mandano messaggi. Ascoltatori silenti. Sì. Con il Luca vestito così mi entriamo un po' nel... Non è male. Mi sembra di essere un po' nel film A Maschera di Ferro, che io amo alla follia. Vero, adoro anche questo tipo di look. Con il grande... Gérard Depardieu. Allora no. Sì, ma la maschera Gérard di ferro. Depardieu. Beh, le ho di casa. Però per me il grande lì è Gérard. Sì, è lui. Insomma, sovrappeso in maniera ormai devastante, sì. Però va bene. Allora, che anche lui lì non si appendeva una liana nudo, ma una corda. Ma tu ce l'hai. Ritorna sta cosa del nudo. Io non lo so, ma gli avete dato una pastiglia particolare? Ma mica ho preso quella pastiglia che prende Bruno, no? Ho preso una pastiglia prima. Ma era blu. Va bene. Allora, Bruno, che cos'è che stai armeggiando? Cosa stai... stai organizzando, sì. Sono qui padre stavi, Francesco! No, in realtà è in diretta dalla discoteca. Bruno è in diretta dalla discoteca. Allora ci colleghiamo con un personaggio. Da una nota discoteca di Genova. Ciao ragazzi, sono qui con il presentatore ufficiale di Franco Nativo. Ok, grazie. Allora, grazie. Come stai? E quando le pulci escono dall'acqua ed entrano nel tempio! Nativo, l'8 marzo, a bordo della liana! Ma no! Cesan! A bordo della liana! A bordo della liana! Che cosa è più lunga la liana? No, va bene, grazie, abbiamo capito. Giulio, facci sognare, Giulio R, facci sognare. Giulio R, facci sognare. Fino alle 4, festa della donna. Anche no. Buffone.
No, no, non lo dica. Tutte per nativo. No, grazie, anche no. Comunque è vero, lo fa veramente bene. È un collega che insomma fa il dice, ma perché? Ogni volta ma cerca perché? Di giustificarti. No, ma cosa devo fare? Anche perché se poi ci ascolta una sera giù le poverine. Volevo salutare, scusate, hanno tolto l'effetto. Senza effetto muoio. Voglio salutare Leo Mandile per le foto, i contatti Facebook. Quando il tempio entra nel tempio. Leo Mandile ci sta ascoltando, tra l'altro. Ciao, dobbiamo salutare. Ma veramente, ma fa così? Ma fa... Un incontro tra i due. Ma io voglio lui in persona. Ma certo. Invitiamo proprio. 348 057 0333, fallo adesso. Ecco, ma dopo il 3 inseriscene altri di 3. Sì. 3. Sì, perché Bruno, devi sapere che Claudio sostiene questa cosa. Tu fai tutto il numero 348-057-0333 nel nostro caso. Se tu l'ultimo numero lo ripeti all'infinito, lui ti fa lo stesso quel numero. E lì. Pensa che quando ha detto questa cosa qui non aveva ancora molto. No, infatti. Insomma, vabbè. Boh. Comunque, ora vediamo. Auguri a tutte le donne l'8 marzo. Vediamo se scusa. Quando il tempio entra nelle pulci. Dai, aglio, stai chiamando le donne. Le donne si lavano con le pulci. Ma no, ma no. La musica. Sta arrivando. La telefonata! Sentiamo, prendi in diretta la telefonata di Gallo. La prova. Pazzesco. Va bene. E funziona. Potete vedere, giocano uno, anima. No, è vero però, fa così, vabbè adesso ovviamente lo estremizza un po', ci mancherebbe, però è vero, ma perché sono perché così? Le pulci? No, ma no, pulci? Lo so, ma le pulci le ha inventato lui, no? Ma perché bisogna però, è vero, fare queste voci qua? Perché, ma come mai? È rimasta, ma sapete, a parte che il radio... Io sento un rumore sì, devastante. Sì, anch'io. Sì. Sarà mica Giulio con le pulci? È Giulio. È il mixer di Giulio. Però, scusa, uno potrebbe fare una tipo una voce così: ciao ragazzi, una buona serata, diverti. Invece no, perché estremizzare? L'orecchio. Va bene. Perché com'è nata il radio? Sapete com'è nata questa cosa? Non tanto il quando ti pare bene, adesso arriva Donna Summer. Cosa, per l'intro? No. Sì, ma questa cosa in realtà l'inventò proprio di Cecchetto. È anche colpa del telegattone. Sì, no. Siamo nati col telegattone. E del tempio, anche del tempio. Quando Cecchetto fece il provino per Radio Milano Intermission, insomma, raccontò anche Rino Borra. Rino Borra. Fece la prova con un solo giradischi, c'era un solo giradischi, lui praticamente doveva cambiare il disco e allora mentre finiva il disco doveva preparare, allora diceva allungava, il prossimo sarà whatever you want, sì. Perché giustamente aveva tutto il tempo di dire pazienza, alimentava un po' l'enfasi per non far sentire che non c'era niente, però poi è rimasto nell'immaginario collettivo. La cosa drammatica è che poi tutti quanti l'hanno copiato, anche se avevano due giradischi, sì. E poi non ne parliamo dell'eco, il famoso eco che usa proprio Giulio ancora. È un maestro. Eccolo! Hai nominato l'eco nativo, 8 marzo! Esatto! Mezzanotte! Fino a domani neanche per FedEx, c'è gli altri, c'è questa folla! E quando le pulci entrano, c'è niente, c'è sta cosa delle pulci! Tempio del Serra, nativo! Ma dimmi una cosa, Giulio, ma le pulci lo seguono nativo sulla liana? Ma certamente, e anzi lo seguono anche in tutto il corpo! Soprattutto! E anche nei capelli! Grazie, Michele! Ma sai una cosa che mi facciamo morire? Che fondamentalmente questa voce qua sembrerebbe poi venire da una discoteca dell'Alta Valtellina, invece poi perché sai c'è tutto quell'eco che facevano nelle tipo anche il su in Trentino Alto Adige quando fanno lo yodel, no? Va bene. Sapete che abbiamo ricevuto se parli magari nel microfono ti sentiamo. Scusa, abbiamo ricevuto dei messaggi che ci dicono mi fate la suoneria con la nostra sì, no, è vero, giuro, veramente? Sì, bellissimo. Allora, state zitti, Marco, levami la base un attimo, vado. Allora, senti, Allora, di amico, ti è arrivato un messaggio con la voce di Giulio, così se lo registrano, se lo tagliano, lo usano come ti è arrivato un messaggio. Ok, sei pronto? Sono pronto, vai Giulio. E allora, dal tempio è arrivato un messaggio, 348-057-0333, 8 marzo.
marzo è la festa di Nattimo Nattimo con tutte le milfone. C'è Gian! Basta! Oh, ma senti un attimo! Oh, ma con tutta, dica! Tutta bassa! Con tutta la pubblicità che facciamo lo stesano, sì, qualcosa bisogna anche facciamo. Sì, sì, sì. Beppe, no, grazie. Ti mando, uno che si spoglia. Nativo intercedi, Anche no, però magari la Giorgia può essere. No, no, davvero. Allora, niente, alla fine abbiamo scoperto stasera che il 50, scusa, fatemi fare solo la chiusa, ma no, ma la chiusa sulla la cosa che avevamo chiesto. Morale, abbiamo scoperto, caro Giorgia, che una la Maria e altre, e in fondo una non è troppo contenta di questa festa, invece l'altra ha detto io ci vado e mi diverto, esatto. E quindi possiamo fare parte. Ma sì, giusto anche che sia così, dai. Va bene, dottor Gambaro? Direi di sì, direi che sono solo contento, direi che va bene. Va bene. Yeah, certo. Sì, se proprio vuoi fare un fiamme, perché ho detto forse una volta ti invito in TV a parlare della pizza dei fichi. Ma lui lo sai cosa fa, sì, quando sa che c'è una trasmissione, sì, così. Dietro, sì, sì, sì. Il personaggio sta lì. Sì. Ecco, un'altra cosa, ma la lanciamo per la prossima settimana. Perché si dice, no, ma muori pure, ma perché si dice quando una cosa brutta, sfigata, così, pensare mica pizza e fichi? Ma guarda che pizza e fichi è una cosa buonissima. E perché allora? Chi l'ha tirata fuori? È una cosa atavica che risale. No, no, aspetta, perché lui c'ha già. La cosa bella, la supercazzola, è che lui sa tutto. Sì, sì. Il libro dei perché, Franco Nativo. No, ma lui sa, sì, ma io sarò quello, ma lui sa la risposta. Io non la dirò. Vai, Luca. No, dilla. Pizza e fiche, un detto del 1935. Ma ti rendi conto? Dai. Sì, era un detto delle. Con la puoi andare a cercare. Un anarchismo, sì, sì, sì. Nel 1925, scusate. 25, ok. Quindi è legato. Ma è bella, però l'ha detta talmente bella che. Era il mangiare dei poveri, quando si diceva, siccome c'è, ai tempi si faceva fatica a stare fra il pranzo e la cena. Certo. Dicevo, non è mica pizza e fichi, perché pizza e fichi erano due cose apparentemente sprendenti, però allo stesso tempo. Nella fame, insomma, nel bisogno veniva associato. E a questo punto rimane la parte più bella, la parte più bella della trasmissione, che è la voce di Giorgia, che questa sera ci delizierà con una canzone. Allora, a parte che non abbiamo ancora scoperto che cosa ci facessi che dietro le telecamere, allora, di un altro programma. Ma di che programma? Veramente non so niente. Ci vediamo in Italia, poverino. Ma no, è grande. Ah, a proposito, grande saluto. Che saluto, Andrea. Dimmi. Aspetta, che stanno facendo? Devo parlare, si stanno, che devo parlare da questo microfono. Si stanno abbracciando. Con Luca. Ah, con Luca. Siamo stati fidanzati tanto tempo. No, che cosa facevo in quella trasmissione? Ma quale? Io non so quale trasmissione, allora, almeno dico lei. Loro dicono. No, noi abbiamo anche le prove, tra l'altro, registrate. Io ero lì per intervistare Massimo Cotto, sì? Che è uscito adesso, il primo nuovo, il famoso impermeabile. E tu eri dove, dietro? Cosa hai mangiato? Lo possiamo dire, nella casa di Fabrizio De André. Nel negozio quello, via del Campo 13. Mitico Gianni Cassi. Gente non sa, noi con Claudio, noi e Claudio siamo colleghi in una televisione locale di Genova, che si chiama Antenna Blu, per par condicio dirò anche che è il più famoso anchorman di Telegenova. Dai, vai avanti, vabbè. Nativo. No, scusa, il più famoso anchorman di Telegenova era con me stasera, che era Roby Ruba. Grande Roby Ruba. Ah, grazie. Dai, e allora? Comunque, Claudio lavora appunto alcuni... Fa alcune rubriche, certo, sì. Con Luca, con Gioia, per Antenna Blu. Okay. Noi mi hanno mandato del materiale, io montavo del materiale in qualità di montatore, del materiale di un programma girato... L'8 marzo. Detto l'8 marzo, montatore. Certo. Allora, detto questo, dovevo montare questo programma girato all'interno della casa di De André. Sì. Ok. Voglio ricordarvi che De André negli ultimi 10 anni della sua vita... Ma proprio... E soprattutto non viveva nemmeno più a Genova, ma viveva in Sardegna. Va bene, ok. Per chiudere questa Poi erano tutti i suoi amici. Sterne. Polemica stelle. Allora, detto questo, e di fatti Cotto lo dice, gli ultimi 10 anni di De André artisticamente doveva andare a fare delle tournée perché i dischi non li controllava più nessuno. Okay. Ma no, questo non era... In questo programma presentato da Andrea Podestà e Eugenio Ripeti,
a un certo punto si materializza dietro un muro un ectoplasma tipo Ghostbusters. E Bruno mi chiama e mi dice: ma Giorgia, ma lo conosci questo? Ma questo signore? Ma chi è? Ma è veramente lui? In realtà, però, in realtà, prima di intervistare Massimo Cotto, ho intervistato l'editore di Massimo Cotto, che è Claudio Fucci, che negli anni 70 era un valido cantautore di quelli arrabbiati. Però scusa, perché adesso ti devi arrampicare sugli specchi? Mi fa piacere farmi vedere dalle telecamere anche dietro e fare i segni e salutare la gente. E basta, che problema c'è? Allora salutiamo il nostro spettatore che ci sta guardando su YouTube. No, sono di nuovo due! Dai, sono due di nuovo! Perché ha chiamato la moglie. Sì, è vero. Però c'è Alberto Lupinuzzo che si è collegato. C'è un messaggio scritto, l'ultimo che è arrivato è bello, ma Franco Nativo rimane sempre più bello, c'è proprio scritto. C'è scritto così, sì. Sì, lui legge il messaggio da 4 metri di distanza dal computer, riesce a leggere. La voce di Giorgia Cadenasso nell'interpretazione ufficiale di Nativo, Nativo! Ma no! Dai. No, vi prego, ma sta diventando, scusa, ma sta diventando... Non ti fa, le pulci, il tanto! No, però si può dire siete bastardi, sì. Si può dire. Ecco, diciamo, Giulio lavora a Radio Nostalgia. Diciamo, sì, una delle radio più ascoltate, poi famosa. È l'ultima. L'altra mattina, viaggiavamo... Scusa un attimo, faccio... Ok. L'altra mattina viaggiavamo in macchina, ho capito il peso. Il radio e c'era lui con la voce del mattino. Sì, no? Esatto. Che in realtà... Era proprio... Mi stava facendo... Perché? Ma in realtà era Luca Cevasco, era Luca Cevasco che doppiava di nuovo. No, su Radio Nostalgia si contiene un po', dai. Lì le pulci non volano tanto. No, assolutamente. Ok, allora, andiamo. La canzone dedicata, siamo fuori di 10 minuti già, intanto, sì. Beh, ma lui, però salutiamo il direttore, dice che aveva detto ma andate avanti fino a... No, andate. La banca l'ho sentito solo io. Sono andate. Vabbè. Allora, cantiamo una canzone, ci salutiamo. Cantiamo, voi cantate. No, la cantiamo così. Ah, sì, va bene. È tropicale. Va bene, ancora davvero, adesso a parte gli scherzi, buon 8 marzo, ma quell'8 marzo sano, pulito, senza, vero? Divertitevi, ognuno che si diverta a proprio modo, e come vuoi, va bene. Sì, perché al di là della retorica, divertitevi, cioè va bene tutto, nel senso, se volete divertirvi, divertitevi, al di là di quello, poi, certo, l'8 marzo ha una radice profonda e importante, detto ciò, se volete farvi una serata con la curcuma e lo zenzero. Non è colpa di nessuno, certo, non esagerate. L'unica cosa, non chiedeteci di spogliarci, no, perché non lo facciamo. No, a parte un attimo. Allora, sentiamoci questa canzoncina sulla quale subito dopo ci salutiamo. Oh, diciamolo, non è... Qui c'è la voce ufficiale sua. Se vuoi dimostrare che siamo dal vivo, a metà dell'inciso urla Nativo. No, ti prego, no! No! Io lo farei, va bene. No. Allora, mettiamo in pausa Children, quasi sì, quasi. Sì, Children è già finita. È già pausata. E allora facciamo fare solo l'annuncio con la voce ufficiale? Signore e signori, quello no, volevamo. Mi piaceva. Va bene, allora, qui dal 8 marzo per la festa della donna, ovviamente in onore di Nativo, ma in subordine per tutti gli altri migliori ascoltatori di Global Network, Giorgia dal vivo, Sezan. Sta arrivando! E una è rimasta imprigionata dalle pulci! Un attimo! 30 secondi ancora! Dai! Ce l'hai tu? Sì, ci siamo. Vada, signore.
Oh yeah, yeah. You can dance, you can die, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking up for a place to go. Where they play the rap music, getting in the swing, you come to look for a king. Ooh, anybody could be the guy. Life is young and the music's high. With a bit of rap music, everything is fine, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Ah, dancing queen, feel the beat from the tambourine. Can dance, you can try, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Yeah, nativo, digging the dancing queen. Nativo, nativo. Grande! Mamma mia! Allora, sai che stavo pensando una cosa, adesso a parte gli scherzi, prima dei saluti finali, Bruno, dalla prossima puntata, che peraltro mi dispiace, non ci sarò perché sono con delle pulci, no, non ci sarò per un problema legato a un parente, no, l'aliena. No, facciamo cantare spesso da Giorgia, che credi? No, dai. A fine puntata. Brava. Dai. No, secondo me anche a metà, perché è veramente bella. Ha cantato anche il dottore Bruno Santoro Band. Va bene, signori, siamo arrivati alla fine. Anche oltre. Pregna, tanto chiamiamo subito il 118 per Marco Bartolini, il regista, che ormai il polmone è partito. Grande Marco! Sì, ci è mancato tantissimo Mauri. Lo salutiamo però. Sì, lo salutiamo. Scusate, il giorno ufficiale di la ripresa, l'ha detto? Cos'è la ripresa? Sarà attore ufficiale della fiction su Di André. Sì, farà la comparsa. Ok, è vero, se volete andare a disturbare, sarà, parlo per gli amici di Genova, ma anche non, sarà venerdì dalle 14 alle 24. Esatto. E non l'ha detto, però io l'ho ascoltato. Ma neanche a lui l'hanno detto, tra l'altro. Ti dico una cosa, c'è Bartolini che deve dire una cosa, voglio il silenzio. Tra l'altro io sono venuto anche con tutte le mie belle allergie, mentre che qualcheduno per un po' di influenza se ne sta attaccando. Non dico altro. Me ne vado di nuovo alla regia. Ho sentito un tono polemico. La cosa bellissima è il grande Marco che mi ha detto grande Marco, una licenza poetica, grande Marcone. Va bene, dai, basta. Io saluto Bruno Santoro Band. Io saluto Franco Nativo, senza la band. Bene. Cace Vasco, naturalmente. Ciao Giorgio, ciao a tutti e ciao anche ad Albano, ovviamente. Ciao Alessio. E a Claudio Gambaro. Marco Bartolini in regia. L'appuntamento è per martedì prossimo, in diretta, sempre su Globo 90 Network, dalle 22. Non sappiamo, l'orario di fine non lo diciamo perché ormai è sempre diverso. E buon spogliarella a tutti. Ok.
Ok, in bocca al lupo a tutte le donne in ascolto. Chi è che deve chiudere stasera? Perché io ti sento che vuoi dire e comunque uno saluta Emma Marrone. Clopi, tornerai? Torneranno gli angeli anche. Ah, sì, nuovi angeli. Salutiamo Serena Mannoia, ciao Luca Cerasco. Ciao Claudio, ciao Claudio. E se vuoi... Una cosa, una cosa su tutte, Franco, sì. Sono stato di là, mi sono accontentato col telefono, okay. Ci ha chiamato una spettatrice, sì. E mi ha detto testè, sì. Ragazzi, quando non c'è la musica, si sente voi che parlate, oh mi raccomando, perché l'hanno mea, hai capito, certo. Su YouTube, sì. Ha detto, quando non c'è la musica, beh, ovvio. Si sente voi, mi raccomando. Perché giustamente Bruno dicevi, la nomea è che quando c'è la musica noi di qua ci insultiamo. Comunque, allora salutiamo. Allora salutiamo. Buonanotte anche agli amici di YouTube. Buonanotte. Ciao, grazie. Buon 8 marzo, grazie a Marco Bartolini, sempre. E ai suoi intromi chiaramente. Yes. Io chiuderei con la parola d'ordine, che è... No, io devo salutare. Dai. Ok, grazie e alla prossima. Ah, ma c'era anche Claudio. Allora, vuoi chiudere? Allegria. Giulio o dimmi tu? Ah, Giulio, dai. Giulio, vieni un attimo. Allora, è sempre la coda qui davanti al Sensan. Sì, sono mancano 24 ore all'arrivo di Nativo e Nativo. Donne da legno, che deve in coda, perché le pulci arriveranno sulla liana e ci sarà la gara fra la liana e Nativo, che cos'è più lungo? Buonanotte, buon 8 marzo, Sensan! Al martedì prossimo, restate su Globo 90 Network, ciao! Dai, che bastardo! Ma sta cosa delle pulci? Quella l'hai invitata a te perché io l'ho detto una volta, sì. L'ho detto una volta che non so che cazzo ci trassero, ma fa tutto un discorso filosofico. A noi piace. Sì, ma poi a volte mi fa veramente dei cose, poi l'abbiamo beccato a volte che c'ha delle cose scritte. Sì, infatti. Marcone. O prossima settimana il derby. Voi sono a pezzi, ragazzi. Io al derby non ci vado perché soffro, però vado al coso, mi spiace. Vado a vedere con la Juve, sì, il derby non ce la faccio. Non ce la fai. No, mi vado, me la guardo su Sky. Invece bisogna uscire? Mm. Yeah. Sei già uscito, Marco? No, faccio ancora una canzone, ho messo una canzone. Basta. Questo caldo, è mio. Ho stoppato la registrazione, Bruno. Ah, mi dai anche il coso? Certo, è chiaro. Ho stoppato la registrazione. Dovevo accontentarmi ancora un po'. Ma dove è lo zenzero? Questo è quello con il mandarino. Devo fare lo stop giusto, ma... No, in un negozio, nei vicoli, quello che fa sai la roba... Devo spegnere di qua?